Bentornati a Fattacci, notizie prese in giro. Ore 21, qualche istante, sempre su Cusano Italia TV, la raccolta delle notizie più chiacchierate, più dibattute della settimana, quelle che scegliamo noi, secondo le nostre autorevolissime fonti, di cui non si conosce l'esistenza, ma sono autorevolissime. Ma a commentarle non sono il solo, c'è anche la mia squadra di validissimi copiloti. Buonasera, ecco. Buonasera. Elena Tubertini alla mia destra, ecco. Grazie. E vorrei dire alla mia sinistra Gianmarco Esposito, ecco, che però... pare che non... Come potete vedere... Posizione. Si è posizionato in maniera differente. Cos'è quell'espressione da tonto? Conduco d'acqua. Ma che conduci d'acqua? Ma cosa stai facendo? Perché? Intanto no comment, non iniziamo tutte queste domande da giornalisti d'assalto. Scusa, mi devi spiegare intanto dove l'hai trovata quella sdraietta? Questa qua è una sdraio dell'84 e si vede. Che usavo a mare quando ero piccolo. A Rimini, ecco, mi ricordo ancora. Poi non ho capito per quale motivo tu sei lì. Noi abbiamo una puntata da mandare avanti, tra l'altro ci sono tanti argomenti importanti, tanti ospiti, quindi se ti sbrighi procediamo col primo... Io, in qualità di co-conduttore di questo programma, decido autonomamente che voglio condurre da qua, voglio stare più rilassato. Ma cosa è rilassato? Ma è una protesta? No, ma una protesta è che ho scoperto qual è la mia vera attitudine, velleità, ecco, e aspirazione nella vita. Quale sarebbe? Non fare niente. Questo lo sapevamo. Non c'era bisogno di scoprire nulla, ecco, insomma. Se ce lo chiedevi, facevi prima. Sì, però ragazzi, adesso lo faccio con un grado di professionalità maggiore e quindi ecco che mi sono attrezzato, cioè voi state scomodi sui tre piedi là, sui tre trespoli, e io invece voglio stare bello. Siamo dei pappagalli. Cosa sdraiato. Dice? Comunque vabbè, le mie motivazioni ce l'ho, volete che ve le dico subito oppure ve le dico dopo? A me quello che verrà dopo non interessa, mi interessa quello che c'è adesso in questo momento. Dobbiamo parlare del primo hashtag, certo, della top trend, parliamo dell'ennesima guerra, ma non una guerra come si può pensare, però una guerra tra categorie, ecco, quindi argomenti importanti. Sì, appunto, argomenti importanti, fate voi, io voglio fare solo quelli disimpegnanti, che non mi causano troppo stress, troppa fatica, troppe cose, perché mi scoccio e non ho motivazioni oggi. Ah, capito? È un problema di, scusa, un problema di motivazioni? Sì, non sono motivato proprio. Ah, proprio un problema di... Quindi vorrei rimanere qua. Hai una soluzione messa, guarda che faccio. È un problema di motivazione? Allora, io potrei farti fare un video saluti personalizzato dall'ospite che viene dopo, nel terzo blocco. E chi è sto ospite? È soltanto la modella di OnlyFans più famosa d'Italia. A posto, allora vengo subito a condurre da là. Incredibile. Sigla top trend, vai! Vedi che è proprio una questione di motivazione. Ma me l'hai promesso, eh? Ci voleva poco. Video saluto della modella di OnlyFan. Penso noi facciamo un lavoro settimanale con redazione per cercare notizie più accattivanti, gli ospiti introvabili, sì, le esclusive, e le grandi poi? Esclusive. E poi alla fine bastano queste motivazioni per mettersi al timone di Fattacci. Io vorrei sapere cosa faresti tu se mi mettessi con la sdraietta io. Come mi motiveresti? Un video saluto di Marco Mengoni. Va bene. Io invece sai come ti motiverei? Ti porterei un ombrellone e un po' di sabbia per metterti a tuo agio. E ti metteresti a fianco pure e mi metterei a fianco pure io. Va bene, puntata numero 9 di Fattacci. Come ormai sapete, da un anno e un pezzetto a questa parte, ogni settimana raccogliamo i tre hashtag più caldi. Tra l'altro il nostro slogan è notizie prese in giro, quindi le prendiamo in giro in tutti i modi. Sì, a sufficienza. Sì. Procediamo? Anzi no, aspetta, ti voglio dire una cosa. Ecco, così diamo ancora un... Mi stavo partendo. Prendi un attimo, perché mi è venuta in mente una cosa. Sì. Un piccolo preambolo che non c'è scritto, ma che voglio dire. Perché nasce questa notizia che adesso daremo da un episodio che ho vissuto personalmente. Sono andato al bar, come ogni mattina, a fare colazione, sì, no? Sì. E c'è ovviamente il bar che fa anche da tabaccaio. Bene, sì, esatto. Quindi che novità, certo. Questa novità, ma ho assistito a una grandissima lite, ma veramente violenta, sì, tra il commerciante, quindi colui che stava dietro al bancone, quindi il barista o il tabaccaio?
il barista tabaccaio. Che tutto, il tabarista, ecco. Tabarista. E perché era arrivato questo cliente, potenziale cliente, sì, che voleva comprare le sigarette. Certo. Ma come le voleva comprare? Pagando col bancomat. Con la carta. Lo so, è una vecchia storia. E non è che si è rifiutato il tabarista, ecco, ha solo detto: se vuoi pagarle con la carta, però te le faccio pagare un pochino di più perché io ci rimetto la commissione. Ecco, questo mi sembra non corretto. Attenzione. Come risposta. Più che altro, non conoscendo la materia, ho detto: ma perché devi far pagare di più il pacchetto di sigarette e quindi aggiungere la commissione al cliente? E lei dice: perché noi, in quanto tabaccai, non guadagniamo nulla dalla vendita dei tabaccai, ma dalla vendita di altri servizi, di altri prodotti. Quindi se io lo faccio pagare lui, ci rimetto anche la commissione. Non solo non ci guadagno, ma neanche ci vado anche sotto. Ma guarda, questo è un po' come il discorso, ampliandolo, per i francobolli o le marche da bollo. Sono servizi dello Stato che il tabaccaio vende, dove c'è un centesimo di guadagno. Diciamo che il fatto è abbastanza confuso, però c'è stata proprio un'aggressione verbale, forse anche troppo rispetto al tema, perché basta a volte anche semplicemente spiegarsi l'un l'altro, parlarne. E poi devo dire, adesso capiremo bene chi ha ragione e chi no, però se sei anche tu portato a spendere 5, 6, 7 euro per un pacchetto di sigarette, adesso non saranno quei 15 centesimi o 10 centesimi che ti avrebbe fatto pagare in più. Sì, però non è neanche corretto mettere la sovrattassa. Allora, visto che ti paga in contanti. Io lo ammetto, ho preso posizione, ma sono ignorante in materia, allora ho detto a Elena, a Gianno, a tutta la redazione: vogliamo approfondire questo argomento e capire che guerra c'è in atto, perché il livello di aggressione verbale era troppo eccessivo. Vuol dire che la situazione forse è non grave, è chiara. Siamo alzati anche i toni. Tutto e da troppo. Qui l'hashtag aggressione verbale. No. L'hashtag è il seguente. Terza posizione, hashtag post obbligatorio. Ah, ecco, sì, effettivamente ha senso. È collegato a quello che posso. Perché avrei messo tabaccai incazzati. Forse sarebbe stato più efficace. Post obbligatorio, ma non è una notizia attuale, perché in realtà questa notizia è in piena estate, è stata data, sì, no? Però negli ultimi giorni, caso vuole che questo episodio che io ho visto, o a cui ho assistito, è stato accompagnato anche da un aggiornamento proprio sul mondo dei tabaccai. Vediamo il contenuto, il primo contributo, ecco. Tabaccai, stop al post obbligatorio per sigarette e valori bollati. I rivenditori di genere di monopolio, nonché i titolari di patentino, non saranno soggetti all'obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita di genere di monopolio, valori postali e valori bollati. Ci sta. È quanto prevede una determinazione a firma del direttore generale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marcello Minemma. Quindi, poche ore dopo questo episodio che vi ho raccontato, ecco che è arrivata questa, diciamo, questa aggiunta alla normativa vigente che prevede il POS obbligatorio, quindi sono stati esentati i tabaccai. Sì. Il che mi sembra giusto per quello che dicevo poc'anzi, cioè se non ci guadagno dalla vendita dei tabacchi, perché addirittura devo dare un servizio che poi mi costa, e quindi questo ci ha aiutato. Anche perché il tabacco, così come il francobollo o le marche, sono dei beni dello Stato. Per cui non è che c'è un ricarico per l'esercente, che un pacchetto di sigarette che costa 5 ha un margine del 10-15%. Se tu lo vai a pagare con il POS, dove c'è una commissione del 3-4-5%, non lo so, a seconda poi degli istituti bancari, effettivamente diventa controproducente. Quindi, sugli altri, non so, tu vai lì, ti compri un foglio, una cartellina, allora la cartellina può costare 5 euro, ma lui ha avuto il suo ricarico sopra, ok? Ti giuro, già non ho capito nulla, però l'hai detto bene. L'hai detto bene. No, a parte sono figlio di tabaccaio. Ha ragione Gianmarco, stranamente, però ecco, voglio dire a quel ragazzo che si è arrabbiato con
la tabarista, abbiamo fatto questo neologismo, che adesso non si può proprio più arrabbiare perché i tabaccai possono non accettare la carta. Ecco, se l'accettano magari fategli anche... Per quei valori lì, per quei valori lì. Poi se tu vai e ti compri il mazzo di carte o, non lo so, il bigliettino di auguri... Ma basta, ti ho capito! Vabbè, vuole essere chiaro. Voglio essere chiaro. Se poi vai dentro un bar e ti lamenti, io ti do una mattata dietro la testa. Vediamo anche un'altra fonte autorevolissima che dà questa notizia, che è la Confcommercio. Esatto, obbligo POS esentati i tabaccai. Dal 30 giugno, come dicevamo, quest'estate, sono scattate le nuove regole sull'obbligo di accettare pagamenti elettronici per negozianti, artigiani e studi professionali. La vendita di tabacchi e valori ballati ne è esonerata. Poi c'è una specifica sotto, che adesso è un po' piccola da leggere a casa, ma la leggiamo noi, su quelle che sono le sanzioni legate a chi in generale dal 30 giugno non dà la possibilità di ovviamente procedere al pagamento col POS. Scattano le nuove regole previste dall'ultimo decreto PNRR. Per chi rifiuta il pagamento elettronico, sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione. Arriva invece l'esonero per i tabaccai dall'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per la vendita di generi di monopolio, valori postali e bollati. Quindi da qua parte il nostro approfondimento, ma dobbiamo fare un passo indietro perché abbiamo detto che da 30 giugno, ma in realtà già bisognava avere da anni, se non sbaglio 2014, il POS. Ma facciamo un recap, come dicono quelli bravi, quelli che sanno l'inglese, io no. abbiamo pescato da TikTok un ragazzo molto bravo di NanoPress che spiega quanto è successo dal 30 giugno in poi. Da oggi, 30 di giugno, i commercianti che si rifiuteranno di farvi pagare con la carta riceveranno una multa di 30 euro e a questi si aggiungerà il 4% del costo della transazione che si sono rifiutati di fare. Quali sono le attività che dovranno per legge avere il POS? Commercianti, tabaccai, artigiani, attività di ristorazione, quindi bar, ristoranti, trattorie, liberi professionisti come avvocati, notai, commercialisti e bed and breakfast, hotel, agriturismi. L'obiettivo infatti è quello di combattere in ogni modo l'evasione fiscale. Ricordiamoci che noi evadiamo ogni anno e perdiamo ogni anno 111 miliardi di euro in evasione fiscale. Evasione fiscale, questo è il tema. Ovviamente pagare con la carta evita l'evasione fiscale, o vorrebbe evitare il grande dilemma dell'evasione fiscale. Quindi tu mi stai dicendo che meno usiamo i contanti, più riusciamo a contenere l'evasione fiscale. Sì, perché... Però mi ricorda qualcosa che sta succedendo in questi giorni sul discorso dell'ampliamento dell'uso dei contanti. Vabbè, tieni là perché avremo un ospite tra poco a cui porre le nostre domande. Poco prima del 30 giugno c'era stato un altro episodio simile a quello che vi ho raccontato poc'anzi e lo sono andato a ripescare, era proprio su Fanpage, ricordavo bene, ecco, e successe questo. Negoziante rifiuta pagamento con il POS di 1,80 euro, la cliente chiama la guardia di finanza. Manca a far così però, 1,80 euro. È accaduto in provincia di Rovigo, tolte le commissioni bancarie, il nostro guadagno sarebbe stato pari a zero, spiega la titolare. Pari a zero, un po' esagerato, però effettivamente, diciamolo che ormai da qualche tempo a questa parte, forse proprio negli ultimi 2 anni, oso dire così, a naso, siamo tutti abituati ormai quasi a non prelevare dal bancomat, ma pagare anche piccole cifre sempre col bancomat, soprattutto tra i giovani. Perché è comodo. Modalità, che per me è una grande svolta, non c'ho mai voglia di andare al bancomat e poi se non c'è la tua banca di riferimento magari paghi la commissione, con quella commissione ti potrei pagare un caffè, un cornetto, non lo so, è un peccato perché tu vai a contare quanti alla soldi... Fine, pensa certo. Quanti cornetti mi sono perso per colpa. E poi anche proprio una questione che è per ottimizzare le tempistiche, no? È sempre una società che corre veloce, quindi perché pagare quando posso, anche proprio il gesto, tac, posso anche appoggiare solo, neanche inserire più. Non c'è manco più quello di mettere il PIN, tocchi, tac e via. Abbiamo parlato di evasione fiscale, ma non tutti sono sicuri che sia un modo per combattere l'evasione fiscale. C'è chi si chiede, evasione fiscale o l'ennesima tassa da pagare? Vediamo questo utente di TikTok. POS obbligatorio dal 30 giugno 2022, ma lotta a evasione oppure un altro salasso per i commercianti? Sono queste le tesi e i dubbi che ci assillano, ma fatto sta
Chi non rispetterà questo obbligo si vedrà inflitta una sanzione commisurata su due parametri. Misura fissa 30 euro, quindi 30 euro secca e dura. E invece una misura variabile sul 4% della transazione negata. Ma se uno non lo volesse mettere e volontariamente volesse rinunciare ai clienti che vogliono pagare col POS, perché non può farlo? Perché si vuole sempre inserire l'obbligo, la tassa, il sistema, pagare, e questo è quello che fanno gli imprenditori tutti i giorni. E non mi dite che si combatte l'evasione così, perché l'evasione che cos'è? Un accordo fra cliente e professionista, perché tutte e due hanno vantaggi a pagare meno, e diciamoci cose come stanno. Quindi evasione fiscale o l'ennesima tassa per i commercianti? Questa domanda noi la prendiamo e la rigiriamo a qualcuno che può rispondere anche ai quesiti tuoi, ecco. Sì. Chiediamo ad Anna Vizzari di Altro Consumo, le chiederemo anche se la pronuncia del cognome fosse corretta. Buonasera e benvenuta. Buonasera, pronuncia corretta. possiamo dire che è proprio fortuna e cuore. Bene, intanto grazie insomma di aver accettato il nostro invito e di intervenire su un argomento così delicato, perché c'è moltissima confusione in merito. Ti porgo subito la domanda di questo utente TikTok: evasione fiscale o l'ennesima tassa? Allora, si parla di evasione fiscale, sicuramente il pagamento digitale è più tracciabile di quello in contante e quindi sicuramente dà una marcia in più per controllare i pagamenti, e quindi in questo senso potrebbe essere una misura per contrastare l'evasione fiscale. Non parlerei di tassa aggiuntiva, perché mi sento di dire anche al tassista che in realtà anche la gestione del contante è un costo, perché il contante deve essere comunque prelevato e depositato in banca, e spero che anche lui lo faccia, anche per questioni di sicurezza, e quindi anche queste operazioni hanno dei costi, spesso si sottovalutano, ma in realtà ci sono. Quindi in realtà bisognerebbe fare un confronto tra quanto si paga con l'incasso delle carte, dei pagamenti digitali, e quanto poi si va a pagare con la gestione del denaro. Aggiungo anche che l'utente è un cliente, quindi deve essere soddisfatto nelle sue esigenze. C'è una legge dello Stato che ci dà la possibilità di poter scegliere noi utenti liberamente come pagare. Non dobbiamo essere obbligati ad avere per forza il contante in tasca per pagare il tassista. Ecco. Io ne faccio soprattutto una questione di libera scelta, considerando che c'è una legge di derivazione europea che è stata comunque recepita nel nostro ordinamento e che ci dà il diritto di poter pagare in maniera digitale, in maniera alternativa al contante. Allora, ci dice una cosa interessante, cioè noi abbiamo il diritto, la possibilità di girare senza contanti in tasca e comunque di poter pagare i nostri prodotti e servizi. Però la domanda che non mi pongo io, ma che si pone addirittura un altro utente che abbiamo pescato, è sì, ok, abbiamo questo diritto, però ci vorrebbe anche un po' di etica, cioè soprattutto quando si tratta di pagamenti di piccolissime cifre. Vediamo questo video e poi lo commentiamo insieme. E dopo i Novax, i pastafariani, i terrapiattisti, che più ne ha più ne metta, ora ci sono i no POS. Allora ragazzi, voglio dire una cosa a favore del negoziante. Il negoziante si deve pagare un acquisto o un affitto obbligatorio del POS e in più pagare una percentuale della transazione alla banca. Sappiate questa cosa voi che andate e pretendete di pagare un caffè con un euro. Può capitare una volta che uno non ha i soldi e quindi tieni, questa è la carta e pago. Ma se è un'abitudine, sappiate che siete soltanto degli stronzi. Perché? Perché dovreste capire che c'è della difficoltà dietro questa cosa e state mettendo in difficoltà il negoziante, che a questo punto però è obbligato. Quindi dall'altra parte anche voi dovreste essere obbligati ad avere un minimo di etica. Ma detto questo, e togliendo il discorso, non è colpa vostra, lo so benissimo, è colpa di chi sta a monte. Dovrebbe esserci un signore chiamato Stato che decide di abbattere arbitrariamente tutte queste cazzo di percentuali che non hanno senso di esistere. Mi sta bene che mi devo pagare il POS, non mi sta bene che devo pagare anche la percentuale sulla transazione. Questo no. Allora, devo dire, non voglio personalizzare questo tema, ma lo sento molto mio, che io invece sento di avere addirittura fin troppa etica, per cui ogni volta che vado a prelevare, sappiamo che il bancomat poi dà tagli da 50, sì, da 20, ecco. E ogni volta che poi vado al bar, anche per fare un piccolo acquisto, magari da qualche altra parte, e prendo, che ne so, un caffè, un biscotto, qualcosa, e poi porto la banconota da 20 e 50, mando sempre in tilt chi sta dietro alla cassa dicendo
Ma io non c'ho resti, ma io non c'ho resti. E tu dici, ma io che faccio adesso? E mi chiedono da sempre loro, di pagare, preferisco che paghi con la carta, anche cifre tipo 1,80 euro, 90 centesimi. Quindi devo dire che al contrario, spesso e volentieri c'è il problema dei resti che non ci sono. Vero. E che poi invece, bravo, dall'altra parte della cassa preferiscono... Che è un altro problema, che invece, sommato a quello che diceva il signore prima, il tassista, io ho notato, poi non lo so. Non so se poi il tassista abbiamo deciso, no, che abbiamo il signore in auto. Il signore in auto si dimentica che quando noi andiamo a pagare con dei contanti c'è una possibilità maggiore che il commerciante si dimentichi di farci lo scontrino. E non voglio fare di un'erba un fascio. Tieni da là, guarda caso, quando paghi con il bancomat lo scontrino esce contestualmente. Tieni da là, perché abbiamo un tweet proprio che è ad hoc su questo, ma voglio ancora insistere. Tieni là, stai tenendo? Tieni là, ecco. Intanto voglio chiedere alla dottoressa, quindi c'è questo tema, cioè di etica, dovremmo comunque non mettere in difficoltà il commerciante quando sono piccole cifre? Non ne farei tanto un discorso di etica, diciamo che ancora una volta probabilmente il problema è quello della legge, che ha introdotto giustamente un diritto fondamentale per noi di pagare in maniera digitale, ma dall'altra parte si è dimenticata del fatto che viviamo in un mercato bancario e finanziario in cui la concorrenza non funziona ancora benissimo e in cui purtroppo tutti gli operatori sono allineati nell'applicare agli esercenti delle commissioni di incasso che sono ancora troppo alte. Noi nella nostra ultima rilevazione abbiamo dimostrato che pagando per esempio uno scontrino sotto i 5 euro la commissione può arrivare addirittura all'11%, ma perché? Perché non è soltanto una percentuale, c'è anche una quota fissa indipendente dal valore del pagamento. Quindi è chiaro che c'è un problema, infatti la proposta che era stata fatta era quella al legislatore di intervenire e di eliminare le commissioni di incasso per i pagamenti entro i 5 euro, se ne è parlato tantissimo, ma nulla è stato fatto di questo. Questa è bellissima, ecco. Anna, questa è bellissima, perché sarebbe la soluzione ad ogni male. Certo. Automaticamente sotto un determinato importo le transazioni non hanno un costo. Abbiamo un tweet, esatto. Non so se possiamo rispondere a questo tweet, guarda, è il numero 8, comunico alla regia, lo anticipiamo adesso, lo andiamo a leggere. Ecco, chiedo a Giorgia Meloni, ecco, direttamente questo utente, di mettere un tetto minimo per l'uso obbligatorio del POS. Non è accettabile dover accettare una carta per un caffè. Sì, però diciamo che poi c'è il rischio che poi con questo scaricabarile poi il tutto vada in mano all'utente finale, che non ha più il diritto di pagare insomma in maniera digitale. Io direi che più che fare questo scaricabarile bisognerebbe lavorare a monte, come dicevo, quindi far sì che per esempio per gli importi più piccoli entro 5 euro le commissioni di incasso non ci siano, ma anche perché gli istituti di credito e i circuiti guadagnano poi dal POS, dal fatto che l'esercente paga un canone annuo per poter tenere l'apparecchio in negozio, dal fatto che comunque sui pagamenti di importo più alto ci saranno comunque delle commissioni. Quindi diciamo che il discorso è ampio, sicuramente se i pagamenti digitali fossero più diffusi dappertutto anche le commissioni naturalmente si ridurrebbero, no? Quindi tutti avrebbero dei vantaggi da questo limite imposto sui pagamenti di più basso importo. Però Anna, adesso parliamo della situazione italiana, perché io all'estero, certo, in Europa, come in America, come a Dubai, negli Emirati, ho pagato anche veramente semplicemente qualsiasi il caffè. Cosa. Io in Italia non lo faccio per una questione, non lo so, di etica, se magari mi trovo un euro, uno spiccioletto, una cosa, cerco di tenerli da parte proprio per queste evenienze. È ovvio che sono in difficoltà nella misura in cui quel giorno non ho prelevato e mi sento di non poter andare dal bar, perché magari voglio prendere un caffè, un biscotto e ti viene a fare 1,50 euro, 2 euro. Fermo restando che se poi l'Italia è il paese di Pulcinella, allora quando si dirà le transazioni sotto i 20 euro non hanno costi, gli esercenti, spero che non accada mai, potrebbero dire me ne fai, e devi pagare, che ne so, 35 euro, me ne fai una da 15 e una da 20? Ma come sei complottista! Sono complottista? Complottista. Sono complottista? Quel
quello sì, però si potrebbe anche lì intervenire dicendo che ovviamente si devono conteggiare le operazioni simili uno dietro l'altro e bisogna dimostrare che le operazioni non fanno parte tutte di uno stesso pagamento. In realtà la possibilità per poter evitare questi problemi, cioè le modalità ci sono. L'importante è la buona volontà, perché fino adesso non c'è stata questa volontà di creare un tavolo di lavoro tutti insieme, quindi utenti finali, le associazioni dei consumatori, i fornitori dei servizi e gli esercenti e il legislatore ovviamente, per poter trovare una soluzione. Ecco, il mercato da solo questa soluzione non la trova, se non attraverso dei operatori un po' innovativi. Ci sono delle app di pagamento che per esempio entro un certo importo non fanno pagare nessuna commissione di incasso all'esercente. Quindi bisogna vedere anche il mercato che insomma, riguardo ai POS, cosa propone. Ecco, magari ci danno sicuramente dei servizi, a prescindere poi da quello che farà il governo o lo Stato, ma che già di per sé sono vantaggiosi e aiutano i commercianti. Tu prima hai anticipato la questione dello scontrino, no? Effettivamente c'è un tweet che possiamo correlare, che è il successivo, che anche in maniera così un po' piccata e pungente ci spiega quello che diceva Gian. Io voglio il POS obbligatorio, ma soltanto perché è un coadiuvante alla memoria. Sembra che senza non si riesca ad avere quel fantomatico pezzo di carta del quale io sono un fervido collezionista. Fervido collezionista. Lo scontrino dicono che sia raro quanto un gronchi rosa. Voi forse non ricorderete cos'è un gronchi rosa. No, il gronchi rosa no. Non era un famosissimo e ricercatissimo francobollo rosa. Ah, bravissimo. Bene, la questione degli scontrini però effettivamente... Cioè, il POS sollecita la memoria, dai. Non mi è mai capitato che un commerciante si è dimenticato di farmi lo scontrino dopo un pagamento digitale, mai. Sì, non so perché il pagamento digitale è tracciabile, come dicevo, certo. E questo ovviamente spinge il negoziante comunque poi ad emettere lo scontrino. Adesso non è che stiamo dicendo che tutti gli esercenti che non accettano le carte sono evasori, ci mancherebbe altro, però è indubbio che in maniera oggettiva il pagamento digitale è più tracciabile ed è un dato di fatto. Certo. Allora, non è che poi sono tutti incacchiatissimi i commercianti, anche perché comunque ci sono dei benefici. Adesso parliamo dei commercianti che ovviamente rispettano le regole e non vogliono, cioè, e non hanno il peso di fare lo scontrino, ecco. Uh-huh. Però adesso ascoltiamo un'altra testimonianza di un commerciante che è felicissimo, che sta aprendo ovviamente con lo Stato, ma dice ha un sacco di benefici perché leva il contante di tasca dalle persone, ma anche in cassa. E quindi... anche il rischio di rapine. Vediamo. Buonasera, dal 30 giugno sarà obbligatorio avere questo macchinino, posto obbligatorio, altrimenti prendiamo la multa se ci rifiutiamo di fare una transazione. Sono uno dei favorevoli al POS perché comunque abbassa i rischi alle persone di avere contanti addosso, che molte volte può essere pericoloso, e anche a noi avere soldi in cassa. Noi non dovremo fare facce storte al cliente o prendercela con il cliente, anche se paga solo un euro, ma dovremo trovare soluzioni con le nostre banche. La guerra la dobbiamo fare alla banca e al governo, se vogliamo, ma non ai nostri clienti, altrimenti come tutto diventerà sempre e solo la guerra dei poveri. Voi cosa ne pensate? Applauso per lui, bravo, tanto, così si fa, ha ragione. È stato propositivo, ci ha elencato quali sono i benefici, però basta questa parola guerra perché veramente non ce la facciamo più, anche se effettivamente, oltre a quelle che già ci sono in giro per il mondo, ci manca solo una guerra tra interna, le categorie. Mm-hmm. E invece, come diceva anche la dottoressa, promuoviamo un tavolo di incontro, sperando anche che il governo, adesso che si è insediato, metta le ultime caselle al loro posto. L'ultima cosa molto interessante, secondo me, da leggere e che abbiamo estrapolato, è se un commerciante si rifiuta di prendere un pagamento col POS e tu non hai contanti, come fai? Come fai? Che succede?
Ecco, vi mostriamo questo estratto dal Corriere della Sera. Ecco, cosa fare se il commerciante non accetta il pagamento elettronico? Il cliente, se sprovvisto di contanti, può allertare le forze dell'ordine. Queste verificheranno l'accaduto e nel caso procederanno a multare l'esercente. A spiegarlo è Ettore Traini, avvocato penalista del Foro di Milano. Se sono al ristorante, posso andare senza pagare? Guarda come ha cambiato espressione. No. In questo caso l'ospite violerebbe il contratto sottoscritto con il ristoratore, che prevede la somministrazione di beni e servizi in cambio di un pagamento. Per evitare quindi di passare dalla parte del torto, è giusto in ogni caso allertare le forze dell'ordine. Capito? Ma se il POS è rotto, quante volte sentiamo, non sappiamo mai se è vero o falso. Che cosa succede? Questa è la cosa più importante. Il cliente ha due opzioni. Può fidarsi del proprietario del locale e scegliere un altro metodo per saldare il conto, o può allertare le forze dell'ordine che verificheranno le reali condizioni del macchinario. Vabbè, insomma, dovete chiamare le forze dell'ordine, non ci sta niente da fare. Oppure lavare i piatti. Prestare un servizio. Ci sono anche altri metodi, per esempio se siete clienti di un ristorante tornate a pagare un'altra volta. Se quelli hanno un conto corrente gli fate un bonifico. Se veramente è rotto, guardate, sta scritto offline, rotto. Non c'è linea internet. Internet, andate, torno, vado a prelevare e torno, lasciate in cauzione vostra moglie. No, ma cosa stai dicendo? La lasciate là e non tornate mai più. Dottoressa, grazie insomma di averci chiarito le idee e lo stato delle cose. Speriamo che non ci sia alcuna guerra, anzi che si risolva, ma abbiamo capito tante cose. E, insomma, comunque stiamo andando verso il futuro, anche se lentamente rispetto all'estero, e quindi non ci sarà più bisogno di girare probabilmente in futuro con i soldi, che poi, come ha detto anche quel commerciante, è anche rischioso avere i soldi in tasca e anche in cassa. Grazie dottoressa, alla prossima, ci saranno tanto altri aggiornamenti. Grazie a voi, buonasera. Buonanotte. Arrivederci. Bene. Non mi hai fatto rispondere alla soglia dei contanti. Vedi, cosa la soglia chiedere? Dei contanti che viene aumentata, se può incrementare o diminuire l'evasione fiscale. Stiamo sforando il minutaggio e ogni minuto che rubiamo alla pubblicità non sono soldi che guadagniamo, ma soldi che perdiamo. Che perdiamo. E che andiamo a incassare con il POS. No, quindi che non andiamo a incassare. Va bene, torniamo subito, anche perché dopo c'è... pubblicità. Bentornati a Fattacci, abbiamo cercato di mettere pace prima tra due categorie, quella dei commercianti e quella ovviamente dei clienti? Dei consumatori? Certo, siamo collegati con altro consumo, quindi consumatori. E adesso cerchiamo di mettere pace a questo tavolo tra me in particolare e il buon Gian, perché diciamolo, devo dire la verità, io per un anno e passa ho osteggiato con tutte le mie forze. Bravo. Pur non riuscendo. Non riuscendoci. Mi hai fatto news shaming, cioè le news che sceglievo io da portare a questo tavolo non andavano bene mai. Infatti non andavano bene, però devo dire che poi, sai, a volte non bisogna far sostenere le ali dell'uccellino, lo devi lanciare e quelle sbatte le ali prima o poi. Bravissimo, da solo. Bravo. E così da quando mi sono disinteressato e non l'ho neanche più osteggiato, lui ha cominciato a librarsi a battere le ali del giornalismo, quello serio, impegnato. Vai, mea culpa, mea grandissima. Vai con le frustate. Devo dire mani sul petto. Che da qualche puntata da questa parte mi sono riconciliato con Gian e con la sua rubrica, con il suo hashtag di Gian, con le sue notizie, e quindi non vedo l'ora di sentire che cosa ci ha portato. Notizie belle, fresche, interessanti. Sei contenta? Molto contenta che finalmente abbiate fatto fase, perché ero divisa come quando i genitori litigano. Mamma papà. Io voglio bene a tutte e due. Anche perché lei mi dà una mano sempre a scegliere queste notizie. E lei ha fatto da collante, per fortuna adesso porti notizie interessanti. Noi siamo curiosi, anche ospiti molto... Questa volta ha fatto da solo, però io non siamo so niente. Curiosi quindi di sapere quali ricerche hai fatto nella società, a livello proprio sociologico, antropologico. Finalmente tu hai abbandonato quelle notizie sulle manie dei giapponesi, esatto, ed allora io sono pronto per stimarti con tutto me stesso. Prego. Come sono fatte delle notizie giapponesi? No, perché da quando tu non le fai più, non le hai cambiato registro. Ti piace che non faccio le notizie?
E allora mi sa che ti devi ricredere un'altra volta. Perché? No, no. No, ma ci ho messo un anno a stimarti, poi ti devo disistimare un attimo. In un attimo, in un attimo. Io purtroppo questa qua l'ho presa dal Giappone. No, 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 ma scusa, ma ti ho fatto tutto, come si dice? Incenziato. Tu mi hai incendiato. Io ti licenzio. Elena, tu non mi dici niente che non gli piacciono le notizie dal Giappone. Ma non l'avevi capito? Cioè, te l'ha detto tutte le volte. Io ho il sito di riferimento, il giapponesone.net. Giapponesone.net, perché poi questo vezzeggiativo giapponesone? È un sito. È un sito molto grande. Si parla di cose che succedono dall'altra parte del globo. Ma oggi che ti ho fatto tutti questi complimenti. Vabbè, comunque, non ti preoccupare. Posso tornare a essere vittima? Okay. Torna a essere cambio anche cambio volto. Noi però, Elena, torniamo a parlare dell'hashtag di Gian, sì, che è l'oggetto di questo blocco di fattacci. Proprio così? Esatto. Siamo alla seconda posizione, la lanciamo? Vada. Seconda posizione, hashtag pay me to do nothing. Quanto è brava, io avrei detto pay me to do nothing. Nothing, è un'altra cosa. Cioè, in inglese, no, questa frase, che ti dice, Bera, che ti dice? Pagami per fare niente. Bravo. Ed era esattamente quello che ti stavo cercando di dire a inizio puntata. Cioè, scusami. Cioè, essere pagati, avere questa velleità di essere pagati per non fare niente. Ma che novità c'è? Tu è da un anno e un pezzetto che tu sei pagato per non... non per non far nulla. Cioè, tu dovresti fare delle cose, ma comunque non le fai e comunque vieni pagato, quindi... Bravo. Però adesso c'è proprio una specializzazione, cioè questo diventa un lavoro serio. Ormai, voi amici di Fattacci lo sapete, lui ha un unico obiettivo, trasformare i suoi vizi in virtù, no? E spacciarli, esatto, e spacciarli per verità assolute in modo tale che lui si possa riaccreditare nella società. Ma non sono io che lo dico, Bera, perché allora tu dici, vabbè, quello è Gian che si inventa questa cosa. Allora guarda il contributo di today.it. Oh, l'uomo pagato per non fare nulla. Ha guadagnato 280.000 dollari in 4 anni. Scusami, dollari, manco euro. Interrompi un attimo la visione di today, no? Sì. Tu Gian, adesso entreremo nel caso specifico. Tu in 4 anni quanto hai guadagnato? 28 dollari. Però forse questa è la cosa che non funziona. Non ti riesce bene neanche far nulla. Hai capito? Cioè io mi devo specializzare, devo essere bravo a far nulla per arrivare a questi compensi qua. Andiamo a fondo alla questione. Come specializzato? Un idolo. Esatto, la strana professione ideata da Shoei Morimoto, un 38enne di Tokyo, che mette in affitto la sua presenza senza essere obbligato a far nulla di particolare. Scusa, 38? Tu quanti ne hai? 38, allora, siamo coetanei. Entriamo perfettamente. Sì, no, ma lui ha cercato il profilo perfetto. Che tu fino a 38 anni, cioè qualche tentativo lo fai, poi a 38 anni ti scocci, ce la faccio più, non posso lavorare tutta la vita. Scocci proprio. Per cui ecco che Yoshi Morimoto, come si chiama lui? Ma che Yoshi Morimoto? Soji Morimoto. Ma afferma: non so fare altro che mangiare, bere e rispondere a domande. Vedi? Se è molto semplice. Cioè, quante cose abbiamo in comune, amico mio. Solo cioè, il nome. Io so mangiare, so bere, so rispondere a domande facilissime. Fammi una domanda. Non lo so, quante sono le regioni italiane? Non so rispondere, è troppo difficile. Deve essere una domanda più quindi facile. Potresti chiamarti Gian Morimoto. Gian Morimoto, e quindi andiamo avanti perché spieghiamo il lavoro. Today ci spiega come funziona il lavoro di questo Morimoto. Esatto, il lavoro che tutti vorremmo, essere pagati anche profumatamente per non fare letteralmente nulla. Per quanto possa sembrare assurdo, una professione del genere esiste ed è nata dalla mente di Soji Morimoto, un ragazzo giapponese che a Tokyo ha inaugurato un servizio di noleggio a dir poco insolito. Noleggio? Che non costa nulla in termini di fatica, ma per cui il ragazzo riceve un compenso. In cosa consiste? Semplice. Soji affitta letteralmente se stesso alle persone che semplicemente non hanno voglia di stare da sole. Accompagna chi decide di affittarlo nei luoghi o agli eventi per cui è stato assunto. È un accompagnatore a questo punto. Quindi fa delle cose. Però non è obbligato ad intrattenere conversazioni o svolgere altre attività. Quindi la tua ombra. Niente di complicato. Sta là, ti accompagna, se lo desideri viene a casa. Aspetta un attimo. Perché effettivamente, adesso che ci penso, no? È vero che uno vorrebbe sempre essere in compagnia, no? Magari stai a casa da solo, non riesci ad uscire, vedi che gli altri si divertono. Tante volte vorresti andare nei posti, però sei da solo è un po'... e non conosci nessuno. Però, tipo, ti faccio un esempio.
Cioè, vuoi andare in discoteca, non c'hai gli amici, però non ci puoi andare neanche da solo. Esatto, no, mi pagheresti per venire con te a fare compagnia? Solo per dire, non sono sfigato che vado da solo, mi porto Gian Morimoto. Gian Morimoto, o al cinema? Non ci devo neanche parlare, però almeno se mi dicono tu con chi sei, pensa in discoteca, io con lui. Però se ti mette in imbarazzo non diresti neanche più io con lui. Non ti mette in imbarazzo perché lui non parla. Hai pagato per non dire nulla. E non fare niente. Però è geniale, quanta gente vuole andare in un locale, non c'è l'accompagnatore? Allora ti sei ricreduto sulla scelta delle mie notizie? Mi potrebbe essere utile questo Morimoto to go. Andiamo avanti perché quindi, Morimoto la sa lunga con Today, vai. Esatto, in poche parole il ragazzo mette a noleggio il suo tempo e come prodotto assicura la sua presenza dove richiesto. Una carriera che, al contrario di quanto si potrebbe pensare, si è rivelata molto remunerativa. In una recente intervista rilasciata al Reuters, Soji Morimoto ha raccontato di aver ottenuto... Com'era il nome della testata? Reuters. È la Reuters. Io ho detto in francese. En français, en français, è la Reuters. Me lo dice ancora una volta? Reuters. Ha raccontato di aver ottenuto oltre 4.000 incarichi negli ultimi 4 anni, guadagnando oltre $280.000. Maggiori dettagli vengono forniti dal 38enne sul suo account Twitter. Metto a disposizione una persona, io, che non fa niente. Non so fare altro che mangiare, bere, rispondere a domande, se molto semplice, chiarissimo, eppure le prenotazioni non mancano. $280.000 per non fare niente. Noi stupidi che ci inventiamo qualcosa per guadagnare. Cioè, lui è un genio. Non è una dama, ma è un uomo di compagnia. No, ma scusa, ma lui ha fatto un ragionamento, dice: ognuno di noi ha un talento o un'attitudine. E qual è il mio talento? Non far nulla. E lo so fare anche bene. Bene, bravo. Quindi come ci posso guadagnare? Io accompagno le persone, ma senza trasporto. No, sì, è vero, assolutamente, ma credo che abbia anche capito che il tempo ha un prezzo, no? E quando tu lavori metti a disposizione il tuo tempo per essere ripagato in un qualche modo, anche il tuo talento mette a disposizione. E lui ha detto, io ho questo talento qua, cioè nessuno. Posso accompagnare le persone. Scusa, in che occasione chiameresti Morimoto? Allora, per andare a fare la spesa. Brava, vedi, intanto. Magari per essere accompagnate la sera, che magari è buio, sai, anche, la presenza di una persona. Da sola, sì, ecco. Certo. Il cinema, quante volte hai voglia di andare a vedere un film, nessuno ti vuole accompagnare, allora tu chiami a Morimoto, questo tanto, non può manco dire niente, dice, non mi piace questo film, stai zitto. E poi comunque al cinema bisogna stare zitti, però è bello che tu non sei da solo al cinema, sembra uno sfigato. Bravo. Io volevo andare in discoteca l'altra sera, non sapevo chi chiamare. Morimoto. Se avessi chiamato Morimoto mi avrebbe accompagnato e non faccio la figura del testo. Almeno entrava in coppia. Esatto, almeno dice, vedi, sta con l'amico, si fa anche le storie. Vai, sorridi, Morimoto! Non lo so, perché quello diventa un po' troppo impegnativo per lui fare anche le... Bisogna vedere il listino prezzi. Esatto. Vuoi sapere com'è nata questa idea? Perché io dico, tu sei un genio, hai avuto un'idea geniale. Allora, l'idea è nata per trasformarsi da nulla facente in affitto, in nulla facente in affitto. Prima lavoravo in un'azienda editoriale e spesso mi rimproveravano perché non facevo nulla. Così ho pensato a come sfruttare questa naturale inclinazione. Intuizione che ha incredibilmente si è rivelata vincente. Vedi? Il 38enne ha in media 2 clienti al giorno. Ma prima della pandemia arrivava anche a 4. Ma anche perché, scusa, nel momento in cui tu lo affitti, non è che dici, vabbè, vieni mezz'oretta, deve fare le 3-4 ore, passi un pomeriggio. Ma come funziona? Come lo sharing, car sharing? Sì. Cioè il Morimoto sharing, come funziona? Esatto. C'è un'app? C'è un'app. E paghi a ora? Lo prenoti, vedi, se è libero tu lo prenoti, esatto. Lui viene a casa o vai tu da lui, insomma, vi mettete d'accordo e lo affitti a ore. E sta lì. E a ore, sta lì. Però devo dire che vedo sempre di più un'assonanza delle similitudini con te, perché lui lavorava in una casa editrice, no? Sì. Editrice, sì. Giusto? Sì. Io pure qua siamo in una casa editrice, in una situazione editoriale. E allora anche tu non fai niente tutto il giorno. Appunto, io voglio ufficializzare questa cosa che non faccio niente. Allora, per cortesia, voi andate avanti con il programma. Ma io non so come andare avanti. Il tuo hashtag mi metto qua. Come, si sa mai cosa. Come ti ho detto, io scusami, dalla regia, se cortesemente mi inquadrate bene. Ma che cosa è questo schifo di momento? Bene, ecco qua, bene. Ma ti ho preparato anche il cartello, non ci posso credere. Ma perché ti ho rimesso là? Scusa, abbiamo fatto tanto per portarti qui. Ma questo, nello spirito completo di questo blocco, di questa notizia, allora io, signori, condurrò
da qui il resto di questo di questa trasmissione fino a quando mi va, fino a quando mi va. Ma non sei serio, dai. Per fortuna va poco, perché abbiamo finito la notizia. No, non abbiamo finito proprio un bel niente. Scusa dalla regia, vieni qua con la camera tua. Allora, non abbiamo chiuso un bel niente, signori, perché abbiamo un omologo italiano. Ah, oltre. Perché ci dobbiamo fare insegnare il lavoro dai giapponesi quando l'Italia è proprio la culla del dolce far nulla? Bravissimo. Perché? Non ci possiamo far parlare dietro. E quindi tu sei l'omologo italiano? No, abbiamo un omologo italiano che non sono io, ma è il mio guru, è il mio mentore. E quindi sei mentorizzato in questo Mi sono momento. Mentorizzato con Carlo Farina, che è in collegamento con noi. Carlo, buonasera! Ciao, ragazzi. Buonasera. Benvenuto. Carlo, già con questo ciao. Voce, però è appena stato Halloween, quindi ti ha fatto passare per un nulla facente. In realtà, in questi due secondi in cui tu ci hai salutato e mi hai mosso la mano, hai già fatto più di quello che ha fatto già nell'inizio puntata, devo dire. No, sto perdendo punti. Ah, infatti mi sa che ti ruberà il posto. Ma non lo so, lo vogliamo vedere in azione? Cioè, allora, io ho preparato, Carlo, con la redazione, tuo consenso, anche l'immagine di te che espleti questa meravigliosa professione del do nothing. Ma che do nothing? Il do nothing, che ho chiamato così, a via del corso. Ma siete uguali, devo dire. Lui è un po' più magro, poi ha questi colori più floreali. No, ma nel frattempo sono ingrassato, non ti preoccupare. Ma li riusciamo a mettere un attimo vicino? Uno di fianco all'altro? La foto è Gianni in questo momento, per capire se c'è una... come si dice, una discendenza, se c'è, vediamo. Io sono napoletano e penso lui sia campano, quindi secondo me comunque ho napoletano, quindi comunque vedi che già ci potrebbe essere qualcosa. C'è un naturale passaggio di consegna. Carlo, siamo conterroni. Ecco, mettiti come si è messo lui. Ecco qua. Ecco. Fantastico. Sì, stare così. Io purtroppo ora non ho un appoggio, però se no... Ma allora, ci segnala dalla redazione, mi arriva un messaggino che ci hanno preparato un contributo. Perché per contestualizzare. Ti hanno scovato quelli di Roma Today, e da lì è uscito un po' il caso, la storia di questo personaggio particolare che a Via del Corso si posiziona lì e si fa pagare per non far nulla. Prima di leggere il contributo, ti posso fare una domanda proprio schietta? Certo. È stancante il tuo lavoro? No, stancante. Oddio, guarda, ti dico la verità, il fatto è che io mi metto lì, metto musica pure per i passanti, quindi comunque una parte della cosa sta nel fare un po' di scena, nel fare un po' di selezione musicale, perché secondo me è importante anche con la musica coinvolgere le persone che ci sono intorno. E poi ballo nel frattempo, perché più la gente mi vede spensierato che mi diverto, più in realtà poi mi dai soldi. Quindi allora, vedi che qualcosa lo fai. Inizio a ballare anch'io. Emotivo, dai. Cioè, torno a casa e comunque ho dato, un dai. Un po' provato. Ma quante ore fai di non lavoro? Dici? Quante ore di non lavoro fai? 8 anche tu? Guarda, di solito, io poi, tra l'altro, mo non ci vado da un po', ma ci tornerò a dicembre e gennaio, perché poi a gennaio esce il mio libro, quindi volevo proseguire. Però faccio più o meno 4 ore il pomeriggio. Ah, è un part-time, a tutti gli effetti. Un part-time, sì. Allora, leggiamo il contributo di Repubblica. Allora, Roma, seduto in strada e pagato per non far niente. Provocatore, genio o parassita? Pay me to do nothing. È con questo cartello che Carlo Farina, cantante della band Hawaiki e a tempo perso artista di strada a Roma, invita i passanti della centralissima Via del Corso a donargli qualche euro. È una trovata per fare un po' di soldi, quelli che di solito mi mancano, capitalizzo al massimo in un breve lasso di tempo e per averne poi per fare altro. Racconta Carlo, le persone rispondono bene, faccio dai 40 ai 70-80 euro al giorno. Quanto? No, guarda, così. Ultimamente, cioè, tipo sono andato qualche mese fa, sono ritornato dopo un annetto, cioè poi sai, c'è stato il Covid, quindi tutto un periodo di inattività nell'inattività. E niente, è aumentato pure, cioè tipo un giorno, un pomeriggio ho fatto 110 euro. Vedi? Quanto? È volgare parlare di soldi, però dai, ormai mi è uscito. Scusa, quanto hai detto? 110 euro? Vabbè, è stato tipo un po' un record, però comunque è aumentato l'ultimo. Scusate, devo fare un attimo una cosa improvvisata questa. Gian,
Intanto bisogna... cominciate a cacciare, no, i soldi. Bisogna un attimo allargare. Il tempo stringe. Un attimo allargare. Prendimi un braccio, per favore. No, alzati un attimo. Io un attimo solo. Un'altra sedia. Io già non ce la faccio. No, perché. Chiedi di nuovo quanto ha detto che fa. Quanto hai fatto? 110 euro al giorno? 110 mi pare. 110. Sì. Allora guarda, noi ci allarghiamo, facciamo una cosa molto più professionale. Oh, fantastico. Oh, aspetta, Sto rimanendo da sola al tavolo. Grazie ragazzi. Questo te lo do a te, mi raccomando, controlla le tempistiche. Non pensavo che sarebbe successo così in fretta. Scusami Carlo, ma allora una domanda più interessante in questo momento è la seguente. Ma questi soldi sono tassati o sono esentasse? Allora, sono esentasse perché io ho un permesso per artisti di strada. Quindi comunque io lì sto facendo una cosa che rientra in una categoria, in teoria. Vedi? Okay. Vedi? Allora Elena, purtroppo non ho ancora il patentino da artista di strada. Però appena lo prendo saranno esentasse anche i soldi che mi darete subito dopo la puntata. Ti ho sempre sottovalutato, amico mio. Adesso mi stai rivalutando? Sto sopravvalutando adesso. Abbiamo anche un video a copertura, ci parliamo sopra, di te, insomma... In azione, esatto. Vedi? Fantastico. Vabbè, questo è molto recente, infatti. Ma avevi anche un altro look qui. Ma cambio look spesso. Ma invece è un po' un trasformista, io l'ho notata questa cosa, Carlo, sei un trasformista. Carlo, ma spesso pure. Hai avuto degli imitatori, cioè gente che ti sta fregando il posto, vedendo che fai 110 euro al giorno, 80... Ne ho visto uno a Milano, c'è stato un tipo di Firenze, uno forse di Sicilia, ogni tanto... Vado su Instagram, scrivo primi tornati con l'hashtag, vedi che pure io dico nothing comunque, con l'hashtag e mi esce qualcuno che magari ci ha provato anche a farlo. Di solito sono la versione un po' meno, tipo con cartelli brutti, piccoli, un po' così, però... E come reagisci? Mi ha fatto piacere comunque vedere gente che... Come reagisci? Gli buchi la sdraietta? Cosa fai? No, ma io sono molto per la condivisione di qualsiasi cosa, in qualsiasi forma. Bravo, bravo. Ma Carlo, sui social però non hai trovato gente che ti ha accolto con amore, insomma, hai trovato... Infatti questa è stata la cosa divertente, cioè comunque dal vivo, col fatto che comunque c'è una certa atmosfera, le persone colgono un po' lo spirito, invece online diciamo che un 60% insulti, un 40% apprezzamenti. Senti, scusami Carlo, ma a questo punto la domanda è seria, cioè c'è un messaggio o lo fai solo per i soldi? No, allora il punto è questo, io ho sempre adottato soluzioni alternative nella mia vita per appunto lavorare poco e poi dedicarmi alle mie passioni che potevano essere la musica prima, adesso la scrittura. Quindi di base io sto cercando di riprendermi un po' quel tempo che secondo me il lavoro e la società moderna, soprattutto la società italiana, ci ha un po' tolto. Però poi non è che l'ho fatto con l'intento di dire a qualcuno, io l'ho fatto perché mi è venuto in mente una cosa che secondo me era divertente, cioè il fatto che di solito l'artista di strada mette a disposizione tutto se stesso per ottenere dei soldi, io invece... Volevo ribaltare questo messaggio in maniera ironica, quindi io in maniera ironica mi sono messo per strada e ho fatto questa cosa. In quel momento non stavo pensando a dimostrare qualcosa a qualcuno. Allora, a proposito di ironia, ci segnalano che hanno preso, estrapolato, rubato un video tuo dal tuo Instagram, dalle tue stories e ce lo pappiamo subito. Sono l'unico che può lavorare anche in pausa pranzo. Sono uno stacanovista. Mamma mia, raga, non ce la faccio più. Vedi che non è così semplice, non è così semplice, perché poi fa caldo. Fa caldo d'estate, fa freddo d'inverno. Carlo, non è così semplice come ce la stai raccontando. Ma non si capisce più niente questo tempo. Comunque, quello che avete visto alla fine invece era un adesivo di un tipo che aveva questa etichetta che si chiama No Work in Progress. Mi viene lì, mi regala il cappello, la maglietta, l'adesivo e il portachiavi, tutti con quel logo.
Vedi quanto affetto c'è nei confronti. Quanto calore. Perché alla fine, e qua bisogna fare il complimento a questo ragazzo, lui ha portato. Scusa, non ti ho mai visto da questa prospettiva. Ciao! Ciao, no, caro. Lui ci ha portato comunque davanti ai nostri occhi una qualità, cioè trasformare un difetto, un problema in una qualità, no? Quindi, come dicevamo prima, un vizio in una virtù. E noi italiani, nell'arte di arrangiarci, siamo maestri, no? E napoletani soprattutto, dai, diciamo. E quindi l'italiano che passa dice, ma perché non ci ho pensato prima io? Veramente l'ho pensato anche. Beh, sì, è vero, di solito molti mi dicono questa cosa. È tutta invidia. Comunque tu, Carlo, fai l'artista, quindi hai bisogno di sostentarti in un qualche modo mentre sei sul percorso verso la popolarità più assoluta. Sì, è questa, e la... quindi hai bisogno di trovare un modo per lavorare, guadagnare, e questo mi sembra che sia stato ottimo modo. Brava Elena, c'è pure riuscito, perché con questa trovata ormai è da st'estate che si parla di Carlo, del suo gruppo, di questo libro che dovrà uscire. E allora, al di là della sdraio a Via del Corso, che cosa c'è dietro anche? Ecco, vedi? L'ho chiamato? Allora, il libro cosa c'è in questo libro? A gennaio si chiama Pemi Turnotin, guida per aspiranti non lavoratori. Guida per aspiranti non lavoratori. Uh-huh. E vabbè, questa non è la copertina ufficiale, perché è una copertina che ho fatto su Amazon. Però a gennaio per Momo Edizioni uscirà questo libro, che è un po' una, diciamo, una guida, è un po' un manuale per quelli che vorrebbero seguire un percorso simile al mio, e racconta un po' tutte le mie esperienze, quindi anche un po' sia una guida che un romanzo, e racconta più o meno tutti i lavori che mi sono inventato prima di questo, perché ce ne sono molti altri. Sempre su quest'onda, tipo, diciamo. Dacci un'anticipazione. Allora, il primissimo, ti dico, è stato... Io poi faccio anche rap, e praticamente con questo amico ci inventammo di andare a fare rap in metropolitana a Roma, quindi di fare freestyle in metropolitana. Praticamente chiedevamo... Però è troppo impegnativo questo, un po' stancante. È bello e diciamo, ti diverti e guadagni veloce. Cioè, tipo in 2 ore ti fai 50 euro... e te ne vai a casa, capito? Cioè, ci sei fatto la mezza giornata. Comunque dobbiamo diventare amici, perché dobbiamo condividere le idee, no? Sì, anche perché io mo sono curioso di sapere che c'è scritto dentro il libro. Il mio libro a gennaio. Ma adesso ci mettiamo... Ci prometti che sono pagine piene di parole o sono fogli bianchi? Perché allora, comunque... guarda, poi un'altra anteprima. Sono tutte pagine piene di parole, tranne forse qualcuna. Vabbè, ecco, tranne forse qualcuna. Ah, fantastico. Senti, l'ultima cosa e poi ti lasciamo, perché siamo stanchi, abbiamo anche fatto troppo. Tra l'altro è bello, perché per la prima volta sia tu che noi abbiamo anche una foto, nessuno ci può dire se siete pagati per scaldare la sedia, ecco. Noi scaldiamo esatto. Il divano, che è più difficile. Ecco qua, vedi? Che meraviglia. Voi vi siete pagati e scaldate la sedia. No, noi siamo pagati per scaldare la sedia. Ma c'è una polemica generale su di te, sul tuo operato, che però secondo me può essere smentita, perché c'è un po' di confusione. Contributo di affari italiani. Esatto, magari chiariamo. Hai il reddito di cittadinanza? Chiede l'elemosina. Arrotonda con 80 euro al giorno. Sono un parassita dello Stato oppure il reddito di cittadinanza? Carlo, 30 anni, si siede in Via del Corso su una sdraia con il suo cartello a non far nulla. Ma suo reddito di cittadinanza ce l'hai o non ce l'hai, o faceva parte del personaggio? Ma fondamentalmente, cioè, non vedo come questa cosa... Ce l'ho. Cioè, io non la vedo come una cosa... Sinceramente, se posso scroccare qualcosa a questo stato di... Non lo dico, lo faccio. Vi dico la verità proprio. Questo è il mio punto di vista, poi potete... Ma domanda... Allora ti faccio un'altra domanda, così ampliamo la discussione. Se il reddito di cittadinanza sarebbe volto ovviamente poi a ottenere un lavoro, poi vabbè, navigator, cose varie. Nessuno ti chiama. Ma se domani ti chiamassero per fare un lavoro, lasceresti il tuo, diciamo, il tuo hobby a Via del Corso per dedicarti ad un lavoro classico? Beh, molto dal taglio molto giornalistico, giustamente. Io ti dico che il reddito di cittadinanza lo uso per sostentarmi nel momento in cui sto cercando, come diceva la tua collega, di intraprendere un percorso, quindi comunque ne sto facendo un uso e non intendo farne altro uso. Bene,
chiarissimo, bene, direi. Allora bisognerà capire solamente a questo punto se il reddito di cittadinanza è compatibile con l'attività di artista da strada e tentasse. Appena verifichiamo questo, poi ci risentiamo. Però adesso non abbiamo... Star lavorando troppo. Com'è? Ma è uno del fisco lui, ma tra l'altro non abbiamo voglia in questo momento di approfondire, ci piace così, l'importante è che insomma lui possa finanziare le sue attività da artista. Questo è l'importante. E magari è stata anche forse una strategia intelligente per arrivare al grande pubblico, no? Esatto, per fare pubblicità e poi pubblicare un libro che esce a gennaio, come ci hai detto, giusto? E su questa attività editoriale io sono veramente curiosissimo, perché questo libro secondo me contiene delle perle, perché un ragazzo che si inventa sta roba e comunque chissà che altro si è inventato, un'intelligenza diversa dagli altri ce l'ha. Quindi bravo. Grazie. Per me, Carlo, bravo. Ma perché stai promuovendo? Non aveva bisogno della tua. Io ho iniziato questo blocco dicendo che è il mio guru. No, tu sei eri il suo mentore, guru. Sei diventato anche il mio, è diventato anche il tuo? Anche il mio. E allora vieni qua a mentorizzarti insieme a noi. Buttati nell'amicizia anche tu, Elena. Come... Io dove mi metto? Scusate, vorrei sapere. Dove... Non c'è due senza tre. Mi metto qui in mezzo. Ah, esatto. Ah, oh, però devi un po' più svaccata. Scomodo, di così. Ecco, noi siamo stanchi, la vuoi dare tu la pubblicità? No, non mi va. Sono d'accordo. Neanche noi. Vabbè, adesso penso io, li motivo a tornare a lavorare, perché i prossimi argomenti sono veramente a comprare il libro, interessanti. Vai. Appuntamento a gennaio per il libro di Carlo Farina. E noi appuntamento tra poco. Forse. Ci vediamo a via del corso. Ciao Carlo. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Bentornati a Fattacci, prosegue finalmente la nostra classifica, arriviamo sul podio e con l'occasione è anche il momento per trasformare questa trasmissione una volta ogni tanto in qualcosa anche di culturale, come che noi andiamo sempre a grattare il fondo, ecco, e quando diciamo grattare il fondo è giusto che il nostro regista riprenda in faccia questo essere, non basta un occhialino per essere acculturato, ma sicuramente delle competenze, delle conoscenze. Certo. Ma anche di, insomma, di cultura generale, perché quando parliamo del nostro patrimonio artistico dobbiamo sapere un po' quelle cose, tipo le date, le statue, i quadri e anche le gallerie, le più famose gallerie. Allora voglio fare un gioco con voi, un quiz culturale. Non mi piace. Io mi sento preparato e confidente. Ma che ti senti? La so. Ma chi la so. La so. Allora, facciamo un giochino. Adesso vi faccio vedere, con l'aiuto e l'ausilio della nostra regia, dei quadri celeberrimi, insomma, e voi dovete indovinare dove sono esposti tutti questi quadri. Quindi il dato in comune che hanno è... Sono tutti nello stesso posto, la posizione. Allora, passiamo al primo quadro, vediamolo, ecco. No. Che cos'è? Questa è l'ostrica di Botticelli. Ma che l'ostrica? L'ostrica. L'ostrica, con la V? La vongola di... la vongola di Botticelli. Ma dai, è la Venere. La Venere. La Venere. Siamo là, sempre di frutti di mare parliamo. Avete già capito dove siamo? No. Andiamo col prossimo, ecco, questo è anche famosissimo. Questa è la riunione di condominio, detto Camaronna t'accompagna. Ma dov'è il condominio? Dove lo vedi? Guarda, sono tutti condomini. Questa è la primavera. La primavera, bravissima. Okay. Pensavo che era la prima riunione di condominio. Basta, perché effettivamente ancora sono un po' disorientati. Forse non avete ancora chiaro il luogo, questo vi toglierà ogni dubbio. Vediamo il prossimo, questo è famosissimo. Ah, questa è la dama con l'ermellino. Ma quale dama con l'ermellino? Ma dove lo vedi l'ermellino? Scusa, quello rosso a destra che cos'è? Ma è un signore, è un ermellino, no? C'ha un ermellino. C'ha il naso un po' da ermellino, ecco, però insomma, no. Che Elena? Sono i duchi. I duchi? Duchi di una città che non ricordo. Proprio il titolo è I duchi di una città che non ricordo. Vabbè, e comunque i duchi di qualcosa. L'avete capito? Sì, niente. Sono i duchi, questi. Linea piatta dell'encefalogramma. Andiamo avanti. Faccio un altro indizio. Questo è un indizio famosissimo. Importante, pure. Ecco, vediamo.
Questa è, scusate regia, venite a me per favore, questa è la cugina di ti permetti, scusa. L'abbiamo comunque non male, non male, cioè se avessi una cugina così che cosa? Niente, la frequenterei un po' di più, insomma, attiverei i rapporti familiari che sono, cioè, sempre importanti. Vabbè, comunque, se non è tua cugina, sì, è una che le assomiglia. Ecco. Ah, grazie. Vabbè, palesemente. Io frequento. No, che frequenti? Ma come ti permetti? Ma neanche Vera frequenta, vabbè. E niente? Mi sembra una Venere. Sì, no, dico, sì, la Venere di? Urbino. Brava, brava. Urbino. Elena, guarda con le città, guarda quanto è preparata, incredibile. Allora, avete capito di cosa parliamo? Abbiamo parlato delle gallerie d'arte, musei, ma quale in particolare? Di musei, è già particolare. Due puntate che parliamo di musei. Datti un altro indizio per l'ultima capire. L'ultima opera, bellissima, meravigliosa, che vi farà, spero, indovinare il posto. Vediamo l'ennesimo quadro. Gli Uffizi, via dei piazzale degli Uffizi 6, sì, vabbè, 50, sì, 122 pure. Firenze, FI, okay, sono okay, abbonamento, okay. Gli Uffizi, mi sono fatto l'abbonamento, sì, mi hanno dato, tipo, sei presente il Cineforum, 10 ingressi agli Uffizi, tutto gratuito, tutto incluso, posso entrare in qualsiasi orario, Uffizi di Firenze, lo so. Comunque tu, proprio l'abbonamento agli Uffizi ti sei fatto, sì, proprio quello. Mi sono fatto un abbonamento agli Uffizi omnicomprensivo. No, non avevo dubbio alcuno che insomma riuscisse a indovinare il nome di questa galleria, gli Uffizi, ma a volte basta semplicemente... Basta un indizio fatto bene, gli altri... Voglio dire, delle parole o delle immagini chiave. Hai presa la vongola, la pozza, la rinuncia. Rivediamo l'ultima immagine che in questi giorni. Che è un'immagine chiave. Molto chiave. Vedi chiave. Perché dietro poi si riconosce anche la famosa vongola di Botticelli. Per cui sono gli Uffizi. Basta, abbiamo capito. Insomma, questa foto, questa immagine ha tappezzato tutti i siti di informazione in questi giorni con accanto un hashtag o un titolo, insomma, sempre univoco. Quale? Hashtag nude agli Uffizi. Vediamo. Eccolo qua. Nude la prima posizione agli Uffizi. Mi rimettete ancora una volta quella foto, gentilmente. Abbiamo per bisogno il delle piacere. Ecco. Nude, ecco. Ma perché nude? Cioè, non mi sembra, cioè, nude. Allora, è esagerato. Noi insomma, abbiamo deciso di pixellare, di censurare, ma si capisce. Insomma, la cosa è un che, vedo non vedo. La cosa vedo, che mi dispiace è che ogni volta che vado al museo, il tempismo non succede mai niente. Quando non ci sei tu, succede tutto. Qualcosa. Ecco perché mi sono fatto l'abbonamento agli Uffizi, metti che ricapita, io sto là. Va bene, ma c'è stato veramente un gran vespaio su questo evento, insomma, queste due modelle note, con milioni di follower, insomma, sono andate agli Uffizi e a un certo punto hanno mostrato le proprie nudità, che ha fatto tanto scalpore. In realtà poi la galleria è piena di nudità, no? Beh, l'arte sì, tutta si basa sulla bellezza. E poi scusami, fammi capire allora una cosa, cioè in Inghilterra questi vanno e buttano il patè di patate, c'è anche il patè di melanzane, bisogna stare attenti, il crocchè di patate e la salsa di pomodoro sulle opere ad Amsterdam, certo. Oppure a Madame Tussauds sulla statua di Carlo, e loro lo possono fare, e queste due modelle innocenti non possono. Vogliamo dire che dall'altra parte, anche se per nobili cause insozzano i quadri, qui non si è insozzato niente, anzi ci si è accostati vicino, no? Anzi, secondo me c'è stata più gente che ha pagato il biglietto per entrare. Vabbè, leggiamo il contributo, leggiamo di Leggo, che ci introduce la notizia. Le modelle di OnlyFans nude agli Uffizi, le foto bollenti, ma il museo si infuria. Le faremo rimuovere. Le due influencer avevano già posato seminude in passato, ma stavolta è scoppiata la polemica. Eva Menta e Alexis Mucci, seminude al museo degli Uffizi. Le due modelle di OnlyFans, che insieme contano 10 milioni di follower su Instagram, si sono fatte fotografare davanti alle opere del museo di Firenze, con magliette che lasciavano intravedere il seno e pantaloni molto attillati. E hanno poi postato gli scatti sui social, scatenando così la polemica. Entriamo ancora nel dettaglio, sempre con un estratto dell'articolo di Leggo, e vediamo bene che cosa è successo, e poi ci soffermiamo anche sulla quantità di like che ha fatto, certo, queste foto. Le due influencer, che hanno profili molto seguiti pure su TikTok, avevano già posato seminude in passato anche davanti all'Altare della Patria a Roma.
mercoledì hanno posato con gli stessi abiti provocanti, scegliendo come sfondo la Venere di Botticelli. Le immagini, riferiscono dagli Uffizi, sono state subito segnalate e il museo si è immediatamente attivato a richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram. Evidentemente le due persone sono entrate al museo con giacche chiuse, si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori dalla visuale dei custodi, altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi rari avvenuti negli ultimi anni. Le foto hanno conquistato più di 500.000 di like. Caspita. Capito? Che pubblicità dire che abbiamo fatto agli Uffizi? Che 300.000 gratis. Like erano tutti suoi? Con tutti dire? I tuoi account. Io ho 300.000 account. Per ora, cui... pare che queste foto siano state fatte rimuovere o sì. Comunque le abbiano dovute oscurare. Sì, diciamo che sì, anche in politica si sono espressi a riguardo. Ah, addirittura la politica. Sì, ecco. Il primo a denunciare il fatto è stato Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d'Italia a Firenze. La Venere di Botticelli non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sex influencer. Adesso indegne... c'è di tutto di indegno, sì, adesso, in questo momento nel mondo, in Italia e nei palazzi del potere. Adesso dire di questa foto è indegna al massimo, un po' troppo, ti può indispettire, non lo so, ma indegna mi sembra allucinante, esagerato. Ci ho detto, quindi queste foto saranno state fatte rimuovere, ma soprattutto con gli Uffizi non c'è mai pace. Vi ricorderete che una volta ci fu la polemica su Chiara Ferragni che andò agli Uffizi, sempre polemica. E in questo caso polemica di nuovo, perché queste modelle non si sarebbero dovute osare. Ma la domanda anche che si pongono tantissimi utenti, anche questo tal Draghi, che non è quello, è un altro. Si chiede, ma come hanno fatto a eludere i controlli? Che ci vuole? Tu entri vestito e poi ti togli una giacca. Ma è una domanda retorica per chiederlo all'ospite, no? Proprio, Ma perché mi stai dicendo che abbiamo gli Uffizi qua? No, abbiamo gli Uffizi. Una delle due opere che abbiamo visto esposte davanti alla Venere del Botticelli. Leggo, la chiama Alexis, ma io l'ho sempre chiamata Alex, quindi adesso chiederò a lei se posso continuare a chiamarla Alex. E abbiamo proprio una delle due protagoniste in esclusiva qua a Fattacci. Non ci credo! Oh, ti prego! Alex! Ci sei? Sì! No, è un po' troppo, esagerato. Benvenuta, buonasera. Per un attimo, lo so che vedi grazie. Per la prima volta. Grazie. Grazie. No, piazzati. Che cosa sta succedendo? Mi sembra esagerato. Alex, tranquilla, non sta succedendo nulla di strano, e che Gian fa così. Vogliamo dire che Alex mi ha detto, ma volete che vengo in su? Ho detto no, evitiamo. Perché sennò... Come hai detto no? Sei pazzo! Perché conosco la tua cartella clinica e quindi non sarebbe stato il caso. C'ho solo due ernie, Alex. Di cuore sono sano e il problema è alla schiena, guarda. Vabbè. Alex, va bene Alex? O Alexis? Senti, Alex. Avete fatto incacchiare un sacco di gente? Quanto pare sì. Ma poi incacchiare per cosa? Avete fatto una pubblicità meravigliosa a questo museo. Perché sono venute fuori cose un po' diverse da quella che è l'effettiva realtà dei fatti. Se volete vi racconto com'è andata realmente. Assolutamente. Certo. Ok. Allora, vabbè, dovremmo ancora stare a giustificare sul fatto che facciamo un lavoro d'immagine, siamo delle sex influencer da una parte, su un'altra piattaforma, che è il nostro lavoro cercare di produrre immagini che siano comunque forti per portare anche numeri sulle nostre piattaforme. Quindi abbiamo studiato questo simpatico contenuto da realizzare, anche prendendo spunto da nostre colleghe fuori oltreoceano, e abbiamo deciso di andare per ragioni logistiche, del fatto che comunque Firenze era vicino, di andare agli Uffizi a realizzarlo. Quella mattina eravamo in 5, con me c'era Eva, c'erano due ragazzi che ci danno una mano a fare le foto e c'era un'altra nostra collega più piccolina, nel senso che ha meno followers di noi, però fa il nostro stesso lavoro su Instagram, ha circa 400.000 followers, che ha riproposto uno scatto molto simile al nostro, che tuttora è postato sulla sua pagina.
Io e Eva avevamo i giacchetti quando siamo entrati, lì paghi il biglietto, entri, fai i controlli come se sei all'aeroporto, perché ti fanno togliere oggetti se, che magari sono poco indicati, che potrebbero essere usati per danneggiare le opere, piuttosto che insomma. Certo. E a te che hanno fatto togliere il reggiseno al controllo o no? No, che domanda è? Dai. No, perché era, no. Magari era pericoloso, che ne so, un oggetto pericoloso. Sì, questa no, quest'altra mia amica che era con noi aveva una catena che faceva parte del suo outfit, aveva una trasparenza come noi, anche lei, quindi la catena era intorno al collo e le girava sul petto, quindi le hanno chiesto gentilmente di rimuoverla e nel rimuoverla si è tolta la giacca, si è tolta la catena, tutti all'ingresso hanno visto come era vestita. E qualcuno ha detto qualcosa oppure nada di nada? Battutina molto simpatica sull'outfit della mia amica, anche io che sono una testa calda ho fatto notare che, con poca gentilezza, ho fatto notare che era una battuta impropria, che non era gentile e che se c'era qualche problema bastava dirlo con gentilezza che ne saremmo andati. La stessa persona sentendosi attaccata ha detto assolutamente no, io non ho detto niente, prego entrate. Allorché al prego entrate ci siamo sentiti autorizzati e accettati anche con quell'outfit. Di lì in poi siamo stati circa 2 ore dentro gli Uffizi, abbiamo realizzato più di 800 scatti all'interno degli Uffizi, davanti diverse opere, non solo la Venere del Botticelli, in presenza delle guardie. Quindi Alex, scusa se ti interrompo, mi stai dicendo che avete fatto oltre 800 scatti e per tutti 800 scatti Sì. Nessuno è venuto a rompervi le scatole, aveva detto vi dovete fermare. A noi non si è sentita indignata, non abbiamo rotto le scatole, abbiamo fatto foto come tutti quanti. Però eravate già diciamo col giacchetto levato, quindi si vedevano. All'inizio lo portavamo indosso anche per capire la situazione, nel senso che ovviamente non è che vogliamo andare a turbare la tranquillità delle persone che stanno lì, perché ci rendiamo conto che quello che può essere decoroso per noi può non esserlo per qualcun altro. Dopo che abbiamo fatto i primi scatti, anche davanti ai custodi e davanti alle telecamere, abbiamo visto che non creava disagio a nessuno, ci siamo tolte le giacche, ce le siamo messe in mano e siamo andati in giro per il museo per 2 ore a far foto come tutti quanti, senza preoccuparci del fatto che avevamo una trasparenza che nessuno ha quasi notato o nessuno, di cui nessuno si è lamentato. Quindi il caos quando arriva? Quando pubblicate la foto? Sì, perché noi non siamo state gridate, accompagnate all'uscita o c'è stato qualche... Abbiamo finito e siamo uscite dopo 2 ore. Quindi il blitz, cioè nel senso un blitz di 2 ore io non l'ho mai visto. Un blitz con 800 cazzo non l'ho mai visto. Cioè, non ci siamo nascoste, semplicemente forse è poco politicamente corretto dire che la maggior parte delle guardie era al telefonino. Ma sai cosa, Alex? Secondo me, ecco, adesso arrivando un attimo alla questione. Sì, serio. Sono serio, sono serio. Cioè, noi siamo tutti vostri fan, almeno io e Bera, Elena non lo so. Anche io. Anche Elena. Perché no? Allora, il problema è che probabilmente qualcuno sta pensando o ha pensato che voi possiate, vogliate farvi pubblicità attraverso un'opera d'arte. In realtà oggi probabilmente per l'influenza che hanno loro nei confronti di tantissimi utenti che li seguono è quasi al contrario. Ecco perché questa cosa andrebbe regolamentata, perché nel regolamento del museo, ma anche di tutti gli altri, c'è una clausola che le foto tu le puoi utilizzare per uso privato e non per uso commerciale. Per cui questa è la linea sottile. Ma il loro profilo... Adesso capire chi sta facendo pubblicità all'altro e viceversa è da dirimere. Ma poi ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, prima abbiamo parlato nel blocco precedente di quel ragazzo, no, che tu ci hai presentato, e sì, lo criticano dicendo sei un parassita. Tu dici io sono un parassita, no? E loro dicono sì, noi ci facciamo pubblicità in questo modo. Noi la nostra strategia di marketing è quella di farci questo tipo di foto. Se in un luogo privato questo non è consentito. Io la domanda che voglio fare ad Alex, voi vi eravate informate se c'era qualche divieto sul modo di presentarsi, sul tipo di outfit da utilizzare? Certo che se uno va in chiesa sa che ci sono delle regole scritte e non scritte. Ma in chiesa perché ti mettono le immagini dei pantaloncini e delle canottiere con le X sopra prima che entri, no? Noi ci siamo informati, l'informazione che abbiamo avuto è che c'erano dei consigli sul decoro
e quando si tratta di consigli sul decoro si tratta letteralmente di qualcosa che per me può essere decoroso e per te no, ovvero consigli su qualcosa che è estremamente soggettivo. Io che vado in giro tutti i giorni, anche quando sono con mio padre con magliette trasparenti, non trovo quell'outfit indecoroso. Quindi se non c'è una legge o una regola in cui tu mi vieti espressamente che, o mi specifichi che una maglietta semitrasparente per te è indecorosa, io entro come entrano i turisti con i pantaloncini corti e le ciabatte, anche se da quanto si è stato detto anche quello è indecoroso per loro. Certo. Detto questo, vedere che forse di indecoroso ci sono solo i sandali, quelli sì, proprio è una cosa inguardabile. Con i calzini, con i calzini sono quelli proprio indecorosi. Però allora, insomma, Alex dice una cosa secondo me corretta, nel senso che la parola indecoroso è un termine un po' troppo astratto perché è soggettivo. Certo. Quindi probabilmente se ci fosse scritto proprio il tipo di abito, uno almeno ha dei riferimenti così più chiari. Più chiari. Bisogna sicuramente essere più chiari, ma ti ripeto, la questione è sul diritto di utilizzo delle immagini, perché lui ha detto una cosa, ha detto pubblicità, noi ci facciamo pubblicità così. Attenzione, la pubblicità diventa una cosa commerciale. Noi non siamo andati a pubblicizzare gli Uffizi non hanno bisogno della nostra pubblicità, noi non abbiamo bisogno della pubblicità degli Uffizi, semplicemente la nostra linea editoriale è di fare quel tipo di immagine. Ci eravamo informati sul fatto che era vietato fare riprodurre immagini per fine commerciale. Ma io vorrei capire, no? Dove tu qual è il confine entro cui stabilisci che io da quelle immagini ho monetizzato meno? Nel senso che io faccio tutti i giorni contenuti che portano traffico sul mio pubblico. Come fai tu a quantificare da questa immagine quanto effettivamente io, quanto traffico io ho spostato su OnlyFans? O quanta... Io da tutto questo non ho ricavato denaro, perché in realtà... Ma è questa Alex, proprio la questione, anche perché secondo me adesso come stanno le cose, siete voi che avete riacceso la luce su questo museo, che non è che ce l'aveva bisogno, però comunque se ne è parlato tantissimo. Io credo che Alex abbia detto una cosa sensata, gli Uffizi non hanno bisogno di loro, e loro non hanno bisogno, però insomma sicuramente è una pubblicità a gratis. Quello che è risultato è che abbiamo avuto visibilità tutti, a conti fatti. Il pubblico che ci si è scatenato contro non è pagante per noi, a conti fatti la TV e le testate giornalistiche che ci hanno invitate o hanno parlato di noi non ci hanno pagate. Io quindi mi chiedo, ok, tu puoi, è anche legittimo considerarmi una figura professionale perché lo sono, e puoi considerare quello un uso commerciale solo perché ho 4 milioni di followers in è più quello, rispetto a un'altra, è quello bene. Io ho cercato di avere un dialogo con gli Uffizi dal giorno dopo, quando ho capito che magari loro volevano il pagamento di un canone per l'utilizzo dell'immagine. Io ho cercato di contattarli su Instagram, per email, per telefono, per chiedere qual è il problema. Il problema è che non volete assolutamente associarvi alla nostra immagine? Parliamone, dammi una giustificazione. Ma quindi le avete dovute rimuovere comunque, Alex, le foto? No, io ho scelto di archiviare le foto non sono state cancellate, sono dentro la mia pagina, pronte per essere riesposte, e sono archiviate. Archiviate perché, a differenza dell'attacco che abbiamo ricevuto noi, abbiamo fatto un passo indietro chiedendoci, abbiamo sbagliato qualcosa? Informiamoci. Allora, cercando Alex, dialogo. Scusa, ti interrompo, ma proprio sul discorso degli attacchi, ne avete ricevuti tanti, tanti, tanti. Sì. Noi scorrendo Twitter ovviamente abbiamo letto qualsiasi cosa poco piacevole, abbiamo provato a estrapolare due commenti che sono comunque offensivi ma passabili, nel senso che li possiamo leggere e commentare insieme a te, che so che hai un bel carattere, una bella personalità e puoi rispondere. Ti faccio leggere i primi giusto per misurare il clima che c'è sui social riguardo a questa notizia. Non sanno più che inventarsi per attirare attenzione su una superficie priva di contenuti e forse pure photoshoppata. Vabbè, si è scatenata, tra l'altro... No, questo lascia il tempo. No, ma tra l'altro, Alex, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, i commenti peggiori arrivano proprio dalle donne. Sì. È vero o no? Sì, sì. È incredibile, cioè... Possiamo anche leggere, quindi, e poi ti faccio un fascio unico di tutto il problema. E poi un altro commento che però poi ci serve per aprire un altro capitolo. Okay. Leggiamo il prossimo. Eva Mente e Alex Mucci si dice abbiano scatenato la polemica per essersi messe semi nude davanti alla Venere di Botticelli. Ma quale polemica? La verità è che sono così oscene e scadenti che non reggono il confronto con la protagonista del dipinto. A questo tweet non faccio rispondere né Alex né noi,
Ma uno che adesso io non so come si chiama, questo me lo rimandate un attimo in onda. Si chiama Mr. McMorgue. Io adesso non so quanto ne sappia di arte e di gallerie, però sicuramente a rispondere a lui c'è un'altra persona che di gallerie e di arte ne sa abbastanza, ed è Vittorio Sgarbi, che ha preso le vostre difese dicendo: Vittorio Sgarbi e le modelle OnlyFans agli Uffizi, meglio della Venere di Botticelli. Quindi insomma, non ti sei neanche da Vittorio Sgarbi, non ti sei neanche dovuto difendere, ci ha pensato lui, insomma. Ma il vero problema, il motivo per cui tutta questa polemica si è scatenata e di cui nessuno vuole parlare, o magari parlano indirettamente, perché parlare di sesso, parlare di pornografia, parlare di OnlyFans, di figure erotiche come noi, fa comunque sfogare le persone che di solito sono represse nella loro vita, no? Quindi anche parlarne a livello di attacco è uno sfogo per parlare di argomenti tabù. Il problema è che è la vecchia regola del maggiore e del minore, no? Il maggiore è visto come l'élite, il museo, la cultura, l'arte. L'arte, anche se è piena di nudo, però è soave, beata, è maggiore, è più raffinata. Sì. Esatto. Il minore è il volgo. Quindi il volgo che è sporco, che ha rapporti sessuali, che ha pulsioni, che ha bisogno di masturbarsi, che fa cose che sono animali, no? Quindi c'è l'immagine della Venere del Botticelli che è legata al maggiore, e c'è l'immagine mia, che sono una content creator di contenuti esplicit, che è legata al volgo, al minore. Quindi quando queste due situazioni collidono, il maggiore si indigna, ovviamente, no? Ma tutta scusami Alex, c'è questo preconcetto. C'è questo preconcetto sulle modelle di OnlyFans, no? Che posano dietro un corrispettivo, no? Sì. Allora mi rimandate un attimo il contributo 4, no? Spero che non mi uccidano tutti i cultori. Insomma. Cosa stai per dire? Ah, questa signora, no? Sì, questa Venere tutta ha posato lì. Avrà preso qualche soldo per mostrarsi nuda? E se vivesse oggi nel 2022 non sarebbe su OnlyFans? Di che cosa stiamo parlando? Ragazzi, noi stiamo qui a combattere gli schemi di una morale antica, retrograda e quant'altro. Anzi, io personalmente sono convinto che se la gente facesse un po' più l'amore sarebbe tutta più rilassata, ci sarebbero meno crimini e meno sicuramente rabbie, frustrazioni, abusi, violenze e tutto quanto resta appresso. Questa è la mia personale. Poi la cosa diversa è se all'interno di un museo c'è un regolamento, e possono essere due: uno riguardante, tra virgolette, l'abbigliamento con cui si può entrare all'interno, e il secondo riguardante l'utilizzo delle immagini. Allora, però voglio dire, quando c'è un arbitro così importante come Vittorio Sgarbi, che è un personaggio un po' sopra le righe, però nel suo riconosciamo tutti il suo livello di preparazione, leggiamo che cosa ha specificato poi con un tweet che ha fatto molto discutere. Due influencer seminude agli Uffizi? Non capisco dove sia lo scandalo. Queste due ragazze andrebbero utilizzate e non osteggiate se la loro popolarità, sono seguite da 10 milioni di persone, servirà a portare più visitatori nei musei. Quello che ho detto io, quello che ho detto senza aver letto Sgarbi, è esattamente quello che ho detto. Andiamo ancora avanti, perché poi abbiamo estrapolato dal blog di Nicola Porro la specifica, un passaggio su questa difesa volontaria di Sgarbi ad Alex e all'altra sua collega. Leggiamo. Aggiunge poi una provocazione alla provocazione. Chiunque dovrebbe capire che una pala eolica nel paesaggio della Puglia, autorizzata da uno stato complice ignorante, è ben più grave del selfie di una ragazza in giro per gli Uffizi. Come andrebbe, come direbbe Cettola qualunque, più pilu, meno pale. Esatto. Quindi, lui ha le sue opinioni in merito, però. Insomma, Alex, ti aspettavi questa difesa a spada tratta? E soprattutto di essere paragonata a una pala eolica. Non l'ha paragonata a una pala eolica, ecco. No, noi non ci aspettavamo tutto questo polverone mediatico, anche se nessuno ci crede, perché noi abbiamo fatto già altri scatti simili, quindi non ci aspettavamo che l'attenzione si spostasse su media diversi dalle nostre solite piattaforme. Però nel momento in cui è successo quello che è successo, ci siamo resi conto che
ovviamente anche grazie all'intervento interessantissimo della politica, la polemica è andata oltre, mi aspettavo un po' una difesa positiva da parte del vittorione nazionale. Devo dire che me lo aspettavo. Allora, Alex, in questi ultimi due minuti... È precursore di questo. In questi ultimi due minuti volevo anche ha portato lui stesso una portare al museo. C'è un po' di ritardo, quindi ti sentiamo con una certa latenza, quindi a volte ci capita di sovrapporci, però ci diceva Alex che se non sbaglio aveva portato, si era fatto accompagnare da una pornostar, da una sexy star. Sì. Anche lui. L'ha portata in un museo appunto per lanciare un messaggio simile a quello che poi è risultato dalle nostre immagini. Noi non volevamo mandare alcun messaggio morale, però a posteriori una considerazione che si può fare è appunto perché nell'arte il nudo funziona ed è elevato e nella vita reale no. Il nudo dell'arte, come avete detto prima voi, deriva dal nudo della vita, anche in passato. Quindi qual è il problema? Allora, in questi ultimi veramente due minuti che ci prendiamo, è perché veramente, come dicevi tu, la polemica è andata anche oltre. Prima abbiamo letto due commenti molto piccati, anche se sempre un po' i soliti, no? C'è sempre da puntare il dito contro la ragazza disinibita che magari fa di questo anche il suo mestiere, il suo lavoro e ci guadagna. Però Alex, leggiamo il contributo successivo del Gazzettino, è stata minacciata di morte. Eh sì. Ecco, questo non va mai bene in nessun caso. Esatto. L'influencer Alex Mucci, protagonista del caso, ha spiegato tramite Instagram perché hanno deciso di rimuovere le foto. Non ci ho pensato. E non è una ammissione di colpa, si tratta di un'archiviazione momentanea. Ce ne hanno dette di tutti i colori, addirittura mi è stato scritto che ho delle malattie venere o che devo temere per la mia vita. Gli Uffizi non ci hanno ascoltato, però si sono occupati la nostra visibilità di 10 milioni di follower. Quindi hai dovuto archiviarla non perché ti fossi sentita in qualche modo in obbligo, ma per preservarti per un attimo, perché c'era troppo caos, veramente una shitstorm nei tuoi confronti. Minacce di morte, no. Sì, ma letteralmente le persone che vogliono odiare, se lo facessero sulle loro pagine, seguiti da sua loro zia, la loro nonna e la loro fidanzata, nessuno le ascolterebbe. Se tu hai un palcoscenico di 6 milioni di followers o di 10 su cui lanciare messaggi di odio, io ti sto dando modo di raggiungere altre persone che vogliono odiare. Ed io te lo tolgo se voglio. Quindi è stato questo il ragionamento. Allora, non punto, dobbiamo chiudere, che siamo ritardissimi. Però lanciamo a questo punto la protesta, anziché mandare nei musei a mettere la salsa di pomodoro su patate, sono due argomenti diversi. Andiamo nudi tutti. No. Quello che possiamo chiedere ad Alex, anzi possiamo chiedere ai musei, che magari ci saranno invece tanti altri musei in Italia che saranno pronti a ospitarle per dare spazio non soltanto alle bellezze del passato, anzi alle loro bellezze, ma anche a quelle del passato, che magari meritano la visione e l'attenzione legata poi a tutti i follower che seguono i profili di Alex e della sua collega. Ma possiamo chiudere tutto con il tweet successivo, che secondo me è semplice, veloce, ma efficace. Vediamolo. Ma davvero vi scandalizzate per due capelli? Bravo. Vabbè. Di cosa ci scandalizziamo? E con questo chiudiamo. Alex, io ti ringrazio. Grazie anche per gli accrediti gratuiti su OnlyFans che ci darai. No, nessuno. Questo lo fanno devi tutti. Sempre esagerare. Quelli che la intervista poi. Ah, però la, no. Ecco. Vabbè, quando viene un ospite che va a cantare, ci dai i biglietti. Tu vai. Allora, voglio dire questo. Tu vai al Museo degli Uffizi, paghi il biglietto per vedere le opere. Pago anche il biglietto. Se vuoi vedere il museo Alex Mucci, vai sul suo OnlyFans e paghi il biglietto e ti godi lo spettacolo. Ha ragione. Quando ha ragione, ha ragione. Grazie, Alex. Veramente, un abbraccio. Ciao, buonanotte. Sei riuscito a fare il mollicone pure in questo caso. No, io mi aspettavo che dicesse, come al solito, quando passi da Roma usciamo, andiamo a berci una cosa tutti che poi insieme. Non c'è un ospite in un anno e mezzo che poi è venuto da Roma. Magari aveva anche voglia. Ma non ce l'hanno detto. Passano da Viterbo, fanno il giro pur di evitarmi, capito? Invece l'unico che non passa mai, ma nel senso di moda, è Moreno Mantini, che tra poco ci porta la sua rubrica aggiornatissima con i promossi e bocciati della settimana. Tra poco. Ben
Bentornati a Fattacci, l'ultima parte dei Fattacci, per fortuna vostra e per sfortuna nostra, perché poi a noi ci spiace finire, perché è l'unico momento di aggregazione, di vitalità, di socialità. Di allegria, ecco. E poi comunque, come diciamo sempre, last block is not the least, cioè, proprio così, in inglese, esatto. Vuol dire che l'ultimo blocco di Fattacci non è l'ultimo per importanza. Esatto, anzi forse il più importante, perché arriva... diciamo in studio il quarto moschettiere, esatto, ce l'abbiamo qui. Una tavola che non è tua. Era Moreno Mantini, sì, buonasera. Buonasera, ben ritrovati. Troppa responsabilità, ragazzi. Me ne vado subito. L'abbiamo fatto diventare D'Artagnan. Ma un po' look, scusa, ci sta, look, dai, cioè, la tavola non è proprio tonda. Apprezzo. Gradisco. La tavola non è proprio rotonda, è un po' ovalizzata, però insomma, poi torno da una settimana di comics, quindi magari l'anno prossimo vado come D'Artagnan. Bravissimo. Male come bravissimo idea. Infatti si parlava a microfoni spenti, a telecamere spente, di questa edizione divertente che c'è stata in questi giorni. Ma che cosa? Di cosplay, comics. A Lucca Comics and Games. Quindi sei andato tra i giovincelli. Hai capito? Mi sono camuffato. A fare cosa? A fare lo zio. Hai riportato tutti a casa? Ho riportato tutti a casa. Ho raccontato fantastico. Tutto quello che c'era da raccontare. Beh, nonostante sia arrivato proprio col treno direttamente nei nostri studi, ha parcheggiato l'alta velocità qua a fianco, esatto. Ma non poteva mancare anche questa settimana quella rubrica che ormai diventa un appuntamento imperdibile. Promossi e bocciati. Yes. Di Moreno Mantini. Io sono ovvio. Curiosissima di sapere. Così sempre, però, allora, il titolo di un libro. Esatto. Promossi e bocciati di Moreno Mantini. Per dire una cosa, che ormai si è sparsa la voce, ragazzi, perché questa settimana sono stati tutti più o meno bravi. Tranne qualcuno, insomma. Però diciamo stanno quasi tutti solo 6 meno meno, quindi è difficile trovare proprio la bocciatura. Sì, perché ti è sparsa la voce, c'è proprio, esatto, ho visto, paura, proprio paura. Beh, c'è un bocciatone, non voglio anticipare niente, e c'è da dire un'altra cosa, da quando c'è Moreno con noi a Fattacci, questa nuova edizione, io ho iniziato a seguire il Grande Fratello, prima non me ne fregava niente. Hai capito? No, lo seguo. È arrivato il trash, che è vero, è arrivato il trash. Bene, ma spazio alla nostra tabella, la nostra classifica, da una parte i promossi, dall'altra i bocciati, e vediamo la fonte autorevolissima di Moreno Mantini. Iniziamo sempre con, insomma, grafica vuota. Allora, un promosso e un bocciato. Sì. Iniziamo promuovendo una coppia, ovvero Claudio Amendola e Francesca Neri, e te boccio Memo Remigli. Bravo! Bravo, anche tu, ragazzi, poi... nella piaga. Ho provato in tutti i modi a difenderlo, a tutelarlo, a proteggere. Certo, anche punto... tu, il dito nella chiappa. Nella no, chiappa. nella piaga. Allora, cominciamo con la promozione. Sì. Che è strana, che questi si separano e tu li. Allora, bravo, voi direte: tu sei il Grinch delle coppie? No. L'ultima volta che hai promosso una coppia in separazione, Totti e Ilari, me lo ricordo ancora quest'estate. No, però allora io li avevo promossi in fase di, no? Sì. Certo. Questi invece si sono proprio lasciati. Sono dopo 25 anni di bellissima storia d'amore, che peccato, 12 di matrimonio, decidono, insomma, se finì. Si sono lasciati, hanno detto. Voi direte, appunto, ma che bene o male? Si sono lasciati molto bene, ed è per questo che io li promuovo, perché mai come in questo momento storico abbiamo imparato che i personaggi del mondo dello spettacolo sono soliti farsi la guerra. Sì. Tipo la guerra dei Roses, no? Proprio inizialmente tutto ci siamo lasciati bene, poi si massacrano sui social tramite gli avvocati, se ne dicono di ogni. Guardiamo Totti e Ilari, i video divertenti di lei, ironici, che tagga pure lui, ed è imbarazzante. Lui che fa quelle dichiarazioni veramente strong ai giornalisti, quindi anche a dirlo fa così, lo fa a fonti autorevoli, e quindi questa cosa non mi piace. Mentre io ho apprezzato tantissimo Claudio e Francesca, che nonostante una storia travagliata, perché già da quest'estate c'erano dei rumors, presunta relazione extraconiugale di lui, lei è stata molto male nell'ultimo periodo, quindi c'è gente che dice lui se ne è fregato e quindi la lascia perché lei è stata poco bene. No, loro sono stati meravigliosi. Cioè, mi stai dicendo che neanche un orologio si è stato portato in una borsa. Neanche una borsa. Niente, anzi, che bravo. Una...
possiamo dire un contributo? Perché poi spiega bene il tutto. Esatto. Ecco. Claudia Mendola si è separata da Francesca Neri in tribunale con l'avvocato di Francesco Totti. Ma allora questo è proprio un vizio. Senti, senti. Avevano smentito la rottura e invece la coppia ha già raggiunto l'accordo extraconiugale. Hai capito? E poi la cosa meravigliosa è che hanno raggiunto una separazione pacifica, totalmente pacifica, nel rispetto del figlio oggi 23enne Rocco, che comunque sia, sai, è un ragazzo e non è che la può vivere proprio benissimo. Che poi, no? Questa frase si dice spesso, no? Nel rispetto dei nostri figli, nel rispetto dei nostri figli, però poi alla fine si massacrano uguali. E invece finora, invece devo dire, ecco, bravo che hai detto finora, perché attenzione qua, settimana devo salire in cattedra. Allora, cari avvocati di Totti, se volete scatenarvi, questo è il momento di farlo, perché li ha promossi. Esatto. Quindi ora settimana prossima li bocciamo, capito? No? Adesso settimana prossima scopriremo. Ma tragedia, se sono massacrati, se sono rubati pure le lenzuola, tirati la qualunque. No, 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 io confido in Claudia Mendola e Francesca Neri e per tal motivo promossi a pieni voti. Grande Claudia. Anche perché poi è una promozione settimanale. Esatto. La settimana prossima non si sa. No, mica sono Nostradamus. Certo. Adesso andiamo a toccare un terreno invece molto scivoloso. Però bocciatura meritata, ragazzi. Bocciatura meritata perché Memory Midge, allora facciamo un piccolo cappello, tutti sanno quello che è accaduto. Io voglio lanciare un hashtag. Sì. Sì. Gesù Memory Midge. No. Pensavo che era free memo. Ma quello è il secondo hashtag. Esatto, allora no. Memory Midge all'interno del programma di cui faceva parte Oggi un altro giorno, Rai 1, il pomeriggio, Serena Bortone, bla bla bla. Durante l'ingresso del programma, questa presigla, palpa la ciappetta, è vero, della collega Jessica Morlacchi. Video che viene catturato dai social, diventa virale, quindi giustamente la Rai prende provvedimenti contro Memory Midge, che viene allontanato dal programma, gli viene chiuso il contratto. Aia. Allora, lì io sono stato il primo a dire, però ragazzi, ma che avrà fatto di così male? Voglio dire, poi è un uomo molto distinto, io l'ho conosciuto, una persona squisita, molto elegante, dico, ma com'è possibile? Niente, non arrivano neanche le scuse. Quello che dice è stato un gesto goliardico. Allora, innanzitutto non si può dire, è stato un gesto goliardico, perché anche se c'è confidenza fra colleghi, quello che vuoi, non si dice in televisione. Bravo, perché Moreno, tu abbiamo un contributo, ma prima ancora di quel contributo che adesso manderà la regia, visto che molti non hanno visto questo video virale, esatto, è bene mostrarlo, perché siamo riusciti a ottenere i diritti. Mandiamo. Come hai fatto? Quelli sui diritti della RAI? No, 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 non ce l'abbiamo. Non c'hai i diritti della RAI? No, 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 non hai diritti. Di no. Niente. No. Quanto costava? Tanto, troppo. 70 euro. Vabbè, ma 70 euro si potevano spendere, neanche quelli. No. Io ho preferito andarmi a fare una mangiata nel weekend scorso che 70 euro per Memory Midge, onestamente. Capisci che li vale tutti. Vabbè, e allora facciamo e chiamiamo il VAR. Ecco, intanto il contributo. Memory Midge. Sono distrutto, è un provvedimento ingiusto. L'artista è stato escluso dalla RAI dopo la molestia a Jessica Morlacchi. Sono moralmente distrutto, la mia età non è facile superare il grave stato d'animo in cui l'azienda RAI, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto. Memory Midge ha commentato così la molestia a Jessica Morlacchi, che lo hanno portato ad essere escluso dalla RAI. Però ecco, io ho chiamato il VAR. Sì, vuoi rivedere l'azione di Remigio? Non voglio vedere il contributo del tipicom, grazie, bellissimo, interessante. Voglio proprio vedere come è accaduto. Vogliamo viola. Solo che ti serve. lo facciamo a rallentatore, lo facciamo allora, noi. Io mi propongo per fare Memo Remigio e lei fa la Morlacchi. E ma vediamo. Io propongo il contrario. Pure, io sono d'accordo con lei. Ma per una questione cromatica, cioè come colori. Cioè ma io voglio più Morlacchi. Sei un po' più Morlacchi. Sì, però io avrei voluto, come dire. Ho capito. Non puoi, anche perché sennò il tuo contratto sarebbe stato risolto. No, no, ma quello è solo ai fini scientifici. Quindi mi faccio palpare io, vabbè. Sì. Allora vado avanti. Faccio palpare. Procediamo. Tu puoi fare Serena no, la Bortone viene dopo. Nel frattempo la Bortone stava lì che diceva. Puoi mettersi davanti, tu chiacchi. No, no, mi rifiuto, ragazzi. Facciamo solo questa scena. Allora tu sei Memo, vieni con Memo. Ecco. Allora, abbracciatevi, no, c'è la sigla, no, allora. Fai finta di niente. La Bortone che dice, fra pochissimo gli affetti stabili, ci sono tutti, c'è Jessica Morlacchi, Memory Midge, e nel frattempo Shabatum. Così. Non credo che la Morlacchi si sia messa così. Me ne devi dare una sberletta sulla mano.
Mi arrivi to- no, lui è troppo no, no, a lui piace no, io stavo posso continuare a ricevere no. Allora non è questo il non caso. È andata no. Così far così, togli la manina, fai così, vabbè, ma inizia a piacerti questo momento, non ho capito, è stato un bel momento, cioè, devo dire. Allora vabbè, diciamolo certo. Subito, il contratto di Elena non verrà risolto perché grazie. C'è un godimento, un piacere, un consenziente soprattutto, ma ragazzi, ma anche reciproco, fuori d'onda, poi lo faccio anche io a lei, è chiaro, no? Non facciamo non rimeggi tu. Allora, diciamo questa cosa, che appena è accaduto il fatto, su Twitter si è scatenato il putiferio, perché ovviamente tutti hanno preso le parti di Jessica Morlacchi, certo. E hanno anche, diciamo, in qualche modo, e questo a me non piace in generale, ancora prima di sapere bene quello che è accaduto, com'è successo, certo. Offendere un uomo di 84 anni, per quanto possa aver sbagliato, ci dobbiamo prima attenere ai fatti, poi capire cosa è successo e poi eventualmente fare il nostro giudizio. Poi nei giorni successivi è stato intervistato dalla Zanzara, perché nessuno aveva dato parola a Memori Migi, la stessa Rai, e la cosa che a me è dispiaciuta è che poteva comunque farlo intervenire in diretta, parlare dell'accaduto e poi chiudere. Non avrebbe mai potuto. No. Però, invece, ha avuto il tapirone anche, tra le altre. Beh, il punto in bianco è stato cancellato e Memori Migi ha detto... è un gesto goliardico, io con tutti gli altri anche elementi del cast siamo lì spesso a darci in bocca al lupo con il tipico gesto così. Che si fa in TV o in teatro, cioè palparsi da dietro. Però la trasmissione era finita, che in bocca al lupo vuoi dare? Il problema è che tu l'hai fatto all'inizio della trasmissione, durante la messa in onda e pare che prima ha detto stava cadendo il microfono di Jessy e quindi ma in realtà si vede presente che sicuramente non era un gesto libidinoso, voglio dire, io non voglio credere che non sia così, sicuramente c'era complicità, però la complicità c'è quando in due, no? Infatti questo certo. Perché la Morlacchi ha dichiarato, esatto, la Morlacchi ha dichiarato che questo gesto goliardico nei camerini non c'è mai stato. Cioè, allora, esatto. Io infatti penso questo, che se effettivamente ci fosse stata questa confidenza, la Morlacchi sarebbe a parte quello, ma sarebbe anche intervenuta esatto. Per smorzare. Ma la stessa Serena Bortone, la stessa Bortone avrebbe detto ragazzi, non si fa, però in realtà Jessica è rimasta proprio male di questo gesto. Quindi rimane il dubbio perché l'ha fatto. Cioè rimane allora il dubbio. A parte questo, la domanda che vi pongo così, ma cioè, la risposta già l'abbiamo. Certo. Perché un signore comunque così esperto, che ha passato tutta una vita a fare televisione, ha 84 anni, e uno può dire, ma ha perso un po' di lucidità. Va bene, ok. Ma perché un signore di 84 anni, così gentile, così cortese, anche i peggiori serial killer sono gentili e cortesi, per dire, una persona con la sua esperienza fa uno scivolone del genere in diretta sapendo che ci sono 1000 telecamere, può darti che ci fosse comunque della complicità. Allora io voglio dare il beneficio del dubbio, naturalmente sto a 50 e 50, però mi attengo alle dichiarazioni di lui e alle dichiarazioni di lei. In questo caso la parte lesa è lei, quindi non posso non dar credito certo. A lei, se lei dice che no, non penso che sia una crociata contro Memori Migi, no? Cioè non è che la Bortone, la Morlacchi si mettono dobbiamo far fuori Memori Migi, no, se la Morlacchi ha detto non mi sono arrivate le scuse, questa gogliardia non c'è mai stata, questa confidenza non te l'ho mai data, perché lo devi fare e soprattutto perché devi andare a dire che è un gesto gogliardico e che è un gesto che si fa abitualmente, è lì che là giustamente si è arrabbiata e non ha preso le difese. Sì, è giusto, cioè alla fine se c'è una parte offesa dobbiamo credere... Bisogna sempre tutelare la persona che no, naturalmente, poi non è che siamo in tribunale, quindi per carità. Però posso dire... 83 anni può andare in pensione, 84 anni, dire, può anche andare in pensione. Sì, Memo. Vogliamo dire anche Memo, vabbè. Memo anche Memo. Una cacca la pestiamo tutti durante il nostro percorso, sì. Però 84 anni, il percorso l'hai fatto, è inutile che continui, perché ha fatto causa, sta facendo causa. Adesso ha fatto causa alla Rai perché ha detto che comunque sia, c'è stata questa gogna mediatica ed è un danno. Allora, inizialmente io sono stato il primo a dire, caspita però. Hai sentito cosa ha detto la Lucarelli? No, cosa ha detto? Dice, linguaggio? Gesto assolutamente... Sulla Zanicchi? Sì, paragone. Ha fatto il paragone, dice, gesto ovviamente deprecabile, tutto quanto, però... nessuno della Rai si è mosso anche a livello mediatico quando la Zanicchi ha dato della poco di buono a Selvaggio Lucarelli, anzi è stata intervistata da tutti i programmi, è stata lì a scusarsi, ma comunque le è stato dato spazio, le è stato dato comunque sia modo di Il problema è che sappiamo benissimo che negli ultimi tempi è cambiato un po' tutto
e che l'offesa verbale fino a se stessa è considerata grave, ma meno grave di quella manuale, di quella del gesto che viene considerato, ahimè, anche se a volte esagerato per quanto mi riguarda, ma una molestia, certo, perché sì, rientra. Però ti do quest'ultima notizia, no? Certo, giusto per chiudere la questione Memo Remigi, perché è arrivata un'ansa. Memo Remigi fa causa a Jessica Morlacchi, la chiappa era moscia. Non è vero. Però noi invitiamo sia la Morlacchi sia Memo Remigi nella nostra trasmissione, certo, magari a chiarirsi, metteremo una busta. Perché no? Una busta, arriverà un postino. Non c'è posto per il sabato sera. Certo. Va bene, diamo una pacca a questa coppia di promossi e bocciati e facciamo venire la prossima, ecco. E allora promuoviamo una donna a cui sono particolarmente affezionato, che è Carlotta Mantovan, e voi lo sapete, moglie di Fabrizio Frizzi, e invece io ti boccio Antonella Fiordelisi. Bravo, sono che d'accordo. È una partecipante del Grande Fratello. Innanzitutto la sportiva. Lo sapete perché ormai da quando Moreno ci mette sotto con Grande Fratello. Seguiamo. Informatissimi. Vedo il daytime. Dobbiamo studiare. In replica persino. Però partiamo dalle cose belle. Dai. Dalle cose belle, che sarebbe la promozione. Esatto. Carlotta Mantovan, appunto moglie di Fabrizio Frizzi, si è raccontata in una bellissima intervista a cuore aperto da Silvia Toffanina, Verissimo, e lei naturalmente ha raccontato, ha parlato di Fabrizio, no? Ha raccontato anche come ha affrontato questo dolore insieme alla piccola Stella, perché è una bambina piccola che ha dovuto crescere da sola, per carità, certo, è una cosa che succede a tantissime persone, però quando tuo marito è un personaggio televisivo così amato dal pubblico, certo, rendetevi conto che il suo dolore è sempre sempre aperto e costante, perché va a far la spesa, la riconoscono, la salutano, le dimostrano affetto, ma le ricordano Fabrizio, certo, e parlano, cioè chiaro, non è facile. Tutti i giorni è tosto, tant'è vero che lei ha raccontato che è andata fuori dall'Italia, vive tra l'estero e Roma, e anche un po' per questo, no, per cercare di esorcizzare questo dolore. Ma la cosa, voi direte, che promozione è? La promozione che va a Carlotta è perché lei innanzitutto è una giornalista. Vi ricorderete che lei e Fabrizio si sono conosciuti a Miss Italia, sì, perché lei partecipò a Miss Italia. Ma la cosa bella di Carlotta è che non ha mai approfittato di essere l'ex compagna di Fabrizio, l'ex vedova, esatto, mondo. Poteva fare un programma televisivo, andare ospite fissa in un qualche programma. Tutti in quel momento le avrebbero teso la mano, certo, Antonella Clerici, Carlo Conti, amici fraterni di Fabrizio. Lei non si è mai approfittata di questo. Carlotta è una persona veramente squisita, credo ci sia un contributo che... Carlotta Mantovan, commossa in TV, è andata a vivere all'estero con la figlia, ecco perché l'ho fatto. Carlotta Mantovan, ospite a Verissimo, parla dei suoi due grandi amori, Fabrizio Frizzi e Stella, la figlia di 9 anni che ha avuto col conduttore nel 2013. La 39enne ha spiegato anche perché ha deciso di andare a vivere all'estero. Avevo bisogno di una pausa da Roma. Ecco. Ed è andata a vivere in Francia. In Francia. Sud della Francia. E qui torniamo proprio, no, alla necessità di avere una pausa da Roma, perché Fabrizio era... Certo. Stra-amatissimo. Poi lei molto giovane, con una figlia così piccola, insomma, gestire questo processo non deve essere stato facile, soprattutto se poi, come dici tu, ovviamente dove ti giri chiedono di Fabrizio. Poi inizialmente vi ricorderete che lei veniva, tra virgolette, vista come la seconda, no? Perché Fabrizio per tanti anni era stato legato a Rita Dalla Chiesa, certo, altro personaggio molto amato. Poi anche lì il pubblico è particolare, perché per esempio hanno trovato Rita Dalla Chiesa quando è morto Fabrizio, l'hanno trovata invadente perché parlava di Fabrizio, ma è inevitabile, era l'ex marito, certo, voglio dire. E poi comunque sia, Rita e Carlotta, questo va detto e ci tengo a dirlo, sono molto molto amiche, c'è un grande rispetto, certo, cioè Rita è stata molto vicina anche a Carlotta dopo quello che è accaduto, molto. Quindi devo dire che Carlotta a me ha stupito tantissimo, perché da... Questa cosa è strana, nel senso che ci stupiamo quando, quando una persona tiene un profilo, esatto, basso, no? Dovrebbe essere normalità, però si sa che nel mondo dello spettacolo
non ci può essere spesso il dolore, ma spesso ci si fa prendere anche dalla voglia di spettacolarizzare. Ma poi spesso ci si mette, no, in mostra semplicemente per il fatto di essere stata vicino a una persona famosa, piuttosto che, no, se ne approfittano. Quanti al posto suo l'avrebbero fatto? Tantissime. Beh, io potrei fare una lista infinita. Ma quindi promossa per la dignità, promossa per proprio il decoro. Per il decoro. Cioè, a proposito di spettacolarizzazione, hai capito? Hai capito? Passiamo a un altro elemento, un'altra donna che insomma invece non fa mistero, no, di niente. Questa non sa né parlare né sta zitta, esageriamo. Io sono molto arrabbiato. Si dice non si tiene un cicero in bocca. Un cicero in bocca. Cosa farà la prima cosa che farà quando uscirà da casa? Me querella. Bloccati su Instagram. Ah no, pensavo. No, però ragazzi, no. Stiamo parlando di una sportiva. Attento, sì. Facciamo vedere subito il contributo. Vale, c'è qualcuno che non segue, sì, il Grande, sì, Fratello. Sì. Grande Fratello VIP, Antonella Fiordelisi svela: Totti mi ha scritto sui social 2 mesi fa. Poi incontra il padre, Edoardo, ragazzo di spessore. Il Grande Fratello VIP, l'influencer, parla del messaggio ricevuto dall'ex capitano della Roma. Ho letto troppo tardi il suo messaggio. Allora, attenzione. Che messaggio era? Cioè, un semplice ciao, da quanto ho capito. Che ha pure cancellato. No, non ha cancellato. Non ha risposto, che l'ha visto troppo tardi. Però l'ha visto dire una cosa del genere quando innanzitutto non sai se si è lasciato e sta ancora con la moglie. Non si dice, te tieni il famoso cece in bocca. Sì. Ma non è soltanto Totti, ha fatto una lista, ha parlato di un altro romano che inizia con la lettera Z. Zaniolo sarà. L'hai detto te. Zorro non gioca più a calcio ormai da tempo. Zenga non abita a Roma. Zazzaroni. Zazzaroni, esatto. So pochi quelli con la Z, capisci? E poi ha parlato di un altro, Higuain, esatto, che pare che gli ha chiesto le foto. No? Sì, ma io dico. Ma vero o non vero? E io non ho motivo di non crederti, perché dovresti una cosa del genere? Bravo. Anche non sei scema, no? Se lo dice, quelli poi rispondono. Ma non lo sappiamo. Non sono cose che non sappiamo se scemo. Ma no, dice. No, allora posso dirti una cosa? Che io ho visto quel frammento. Quella clip ci fa uscire quella cosa. Perché, non è che gli è scappata, no, l'ha fatta apposta. L'ha pensata. Sì. Si vede che le sta per uscire, fa il sorrisino e lo dice, sì, come per dire: vabbè, dai. Allora, faccio finta che mi è scappato. All'interno di questo Grande Fratello VIP ci stanno personaggi discutibili. Lei, secondo me, è uno di questi. Perché si era comportata benissimo. Quando? Nel caso di Marco Bellavia. Ma anche lì, secondo me, è finta. Ah, ve lo posso dire? Dice. Secondo me anche lì un po' para. Dice, visto che tutti si erano schierati contro, io mi schiero a favore. Lei fa... E poi la cosa che mi dispiace è che piace al pubblico. Perché più di una volta è risultata la preferita del pubblico. Schietta, sincera, onesta, per dico quello che penso. Che schietti, ma essere schietti, diretti è una cosa bellissima. Ma essere pure maleducati è un altro. Perché lei ne ha dette di ogni a tutti. Quindi secondo me è eccessiva. In più, quando ha incontrato il padre, che gli hanno ricordato la cosa che aveva detto, lei ha detto: ah sì, papà allora può andare a vedere quando mi ha mandato il messaggio Totti, così vediamo se stava già con Noemi. Sì. Ma io dico, ma cioè, peggiori ancora, cioè, di più. Peggiori la situazione. Quando... Perché gliel'ha chiesto Signorini in diretta, sì, dai, e allora lei, non avendo il cellulare dentro la casa, dice, chiedete a papà. Padre, sì. Ma la disciplina sportiva non ti ha insegnato proprio niente, è l'unica. No, è incredibile. Bocciatissima. Dici che per decenza non avrebbe dovuto... Però, certo, scusami, io promuovo, anche se non è mia la rubrica, promuovo Alfonso Signorini perché è stato bravissimo a tirare fuori tutte quelle informazioni. Io invece voglio promuovere Edoardo. D'Antonella. Perché è un santo, un fungiboy, e crede probabilmente che questa storia possa durare tanto. Un minuto in più dopo l'uscita dalla casa. Invece, secondo noi, forse dura da Natale a Santo Stefano, se escono prima di Natale, se no manco da Befana. Ecco. Bene, che, tra l'altro, Edoardo ha detto: credo alla Befana, quindi. Credo a Babbo Natale, è talmente buono che crede a tutto questo ragazzo. Un poco fesso questo ragazzuolo, esatto. Salutiamo la Fiordelisi e anche tutti i suoi spasimanti, sì, e andiamo verso l'ultima coppia. Ecco. Anche qui due donne, bravo. Una promossa e una bocciata. Promuovo Chiara Ferragni.
Firenze, boom 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 boom, l'unico in Italia, hai capito? L'unico in Italia è ti boccio, chi ti boccio? No, Miriam Leone. Io me ne vado, Miriam Leone. Non credo, non credo di poter sostenere questo momento della... No, però c'ha ragione, Bera, dove va? Mi dispiace, bocciatini qua. Andiamo via tutti. Ha fatto una scivolata. Anch'io non sono d'accordo, rimango da solo con la mia promozione, la mia... Allora, dove andare? Gianna, almeno tu... Allora, io sono d'accordo con Moreno. Cioè, intanto promuovo la Ferragni per le foto con le tettine da fuori. No, allora, ritorno soltanto per censurare Gianna. La foto vedi? Con le tettine da fuori. Da fuori, cioè la roba non che si può questo. Sentire. No, uno lascia un attimo la postazione e si sbraga. È fantastico. Va bene, andiamo in ordine. Promossa Chiara Ferragni. Allora, perché? Chiara Ferragni viene spesso attaccata da tutti. Mm-hmm. Sapete, qualche settimana fa ho bocciato Selvaggio Lucarelli perché avevo detto, no? Sì. Era diventata una sorta di haters, soprattutto contro i Ferragni, qualsiasi cosa facevano, un po' troppo, un po' too much. È vero che sicuramente la Ferragni si espone, poi insieme a Fedez, sono fin troppo social, quello che volete. Però la cosa bella di Chiara Ferragni è che se ne frega. Sì. Tutto. Bravissimo. E vero. Proprio sotto Halloween, una delle ultime fotine che ci ha regalato prima dell'abito vestita da Aguilera Wonderful Yeah, ci ha regalato una foto, classico cliché, un po' Lorenzo Miccio, vi ricordate, certo. Davanti allo specchio. Lei non ha gli addominali, ma vogliamo vedere il contributo. Ha qualcos'altro, sicuramente. Qua. Oh, Chiara Ferragni in bagno si mostra in mutande. A tarda sera l'influencer posa davanti allo specchio con il look bollente che scatena i follow. Ah, quella è una rete da pesca sotto. No, quelle fantastiche calze a rete. Fantastiche calze a rete. Calze a rete, mutandina bianca. Anche, sì. Insomma, l'unica cosa per cui boccerei la Ferragni è la foto in bagno come le ragazzine nel 2030. Ma lo fa apposta, lo fa provocatoria. Anzi, infatti ha scatenato una marea, a parte che ogni cosa che mette sono milioni e milioni di commenti, certo. Però ha scatenato proprio un vero e proprio dibattito, cioè è capace che uno magari un po' più importante anche della Ferragni, anche una penna se vogliamo più autorevole. Tipo Memo Remigi. Tipo Memo Remigi, che lo fa un post, magari su una tematica anche importante, ci stanno 20 commenti e... niente. Basta. Lei riesce con una foto del genere a creare il dibattito. Bravo. Ma perché l'ha fatto, perché non l'ha fatto. E poi possiamo dirlo, lei è comunque oltre un influencer una modella, per cui si è fatta fotografare in tutti i modi possibili. Ma pensa, allora quando fa foto posate o patinate da rivista nessuno dice nulla, poi basta uno scatto che comunque nulla è di diverso rispetto agli altri, se non la pubblicazione finale. Ecco, basta che sia comunque un pochino in déshabillé che subito... La massacrano. C'è da dire che qualche giorno fa, ha pubblicato una foto di lei e Fedez in ascensore e lei non ha il reggiseno sotto. Però io credo, no, certo, io credo, come direbbe... Grazie. Io credo che sia un periodo in cui la Ferragni voglia far passare alcuni messaggi. Bravo, in vista di... Di Sanremo. Genio. Io pensavo in vista del salone del mobile. Da poco. Comunque è da tempo che insomma mette in mostra le sue nudità. Sì, ma l'ha sempre fatto. Ultimamente non tutti sanno che prima di The Blonde Salad, quando internet era proprio all'inizio, lei è, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una sua chicca fede, una cosa del genere, con un famoso blogspot punto, quando proprio c'era, anzi Forum Free, ve li ricordate? Parliamo proprio di... Cosa hai riesumato? Beh ragazzi, ma sono pettegolo. Bravo. Ciao a tutti, miei ragazzi. No, quindi per dire, e all'epoca non è che faceva queste campagne per brand importanti, faceva le campagne. Per le campagne. Comunque, torna questo tema della nudità. In questa puntata abbiamo parlato con la modella di OnlyFans, che con questo vedo non vedo, e anche la stessa Chiara Ferragni, che non sta su OnlyFans, o ancora non lo è, si mostra nella, con questo vedo non vedo, nella foto che tu hai detto che adesso non mostriamo. Vedo. Veicola il free nipple. Sì. Ragazzi, ormai è sdoganatissimo proprio. Anche perché voglio dire che se lui adesso si toglie la maglia, anche lui si fa una foto e la pubblica su Instagram non dice nulla. No. Ma se Elena fa la stessa foto, il capezzolo bloccata. Censurato. Infatti, le cose che dice sono quelli con i capezzoli scuri che si possono guardare, no, mette, cioè piuttosto sono d'accordo. Però detto questo, perché promuovo Chiara e qua chiudo? Perché proprio in vista di Sanremo, siccome molti ben pensanti dicono dovrebbe tenere un profilo più basso in questo momento,
proprio in vista del festival, quindi canzone, programma nazionale popolare, lei se ne frega e continua a fare come dice lei. E vedrete, qua ve lo dico, che anche a Sanremo lei si autogestirà, deciderà tutto e forse, sottolineo forse, la RAI avrà poco da poter mettere bocca, soprattutto sul lato digital, ve lo dico io. Curiosissima, ma arriviamo alla nota dolente. Zan zan. Aspetta! Non so se si scrive ma così. Non è... no, ma non si scrive così. Nipples. Ma non si scrive. Forza, ma brava non... Chiara. Ma cos'è una squadra di calcio? È Nipples con la L. Vabbè, vabbè, ma l'inglese non siamo a sottilettizzare. Forza con i Nipples, niente, Chiara. Vabbè, ma cosa vorrei fare? Arriviamo alla nota dolente. Nota dolente, la bocciatura. Ultima bocciatura di questa settimana, come ho detto, Miriam Leone. So che vi farò del male. Ma perché? Anche Elena non è d'accordo, no. Ma ragazzi, invece io sono Ha ragione. Chi io? Sì, hai ragione. E certo. E ha ragione pure la Lucarelli. Bravo, questa volta sposo Selvaggia, perché come ho detto l'altra volta l'ho bocciata. Stavolta la sposo, perché che succede? Ha criticato uno scatto social di Miriam Leone. Perché Miriam Leone, che a parte c'ha 35 anni, quanti c'ha? 35 anni, sì. È bella da morire. Miriam Leone non ha età. No, diciamola per far capire al pubblico a casa. Giovane, bella come il sole, non c'è un difetto, sei stata Miss Italia, ti chiami Miriam Leone, sei un'attrice, metti una foto struccata e dici pubblico per le mie imperfezioni. Cioè, vi prego. Dalla regia mi dicono che c'è il contributo. Vediamo, ecco. Selvaggia, Lucarelli. Brava. Contro Miriam Leone. Tu imperfetta? Allora noi altre donne dobbiamo seppellirci nell'umido. Come si fa a parlare di body positivity quando si è vinto un'edizione di Miss Italia? La giornalista ironizza sul post in cui l'attrice Miriam Leone si mostra acqua e sapone per lanciare il suo messaggio di accettazione di se stessa. Però voglio spezzare una lancia a favore e non sono di parte su Miriam Leone. No. Anche Selvaggia Lucarelli non è che è da buttare insomma, è una bellissima, sempre stata una bellissima ragazza. Beh, infatti Selvaggia non pubblica la foto struccata e dice io ho i miei difetti e mi accetto anche. No, però i lei miei dice difetti. Noi altre donne dovremmo buttarci nell'umido, no? Vabbè, credo che abbiamo mai visto Selvaggia struccata. Io non ho mai visto Selvaggia struccata. Mo chiamo l'Erte, io lo chiedo, però no, mai vista struccata. Cioè, ragazzi, cioè, no, una mina. Perché ci vuole coraggio a mostrarsi struccata. Ma no, 30 anni! Ma come no? Però allora io l'ho vista struccata. Elena, che è bellissima. Improvvisamente, anzi, ma non lo faccio perché sono insicura anch'io. Ma non è vero, invece lo devi fare un giorno, fallo in diretta, ti strucchi in diretta e Elena, vedere quanto è troppo facile. Va quando bene, sei Miriam Leone. Selvaggia Lucarelli struccata. Bravo. Sembra vera. No, non dire queste cose. Intanto è anche perché io, ragazzi, me ne vado, è ufficiale. Anche è perché ha offeso due persone, la Lucarelli e me, perché mi stai dando come metro di giudizio. Sono una doppia querela. Ho fatto una battuta per far capire. Io capisco il tuo punto di vista. Però, no, ci lamentiamo sempre che le modelle, piuttosto che i personaggi famosi in generale, lanciano modelli sbagliati di bellezza, finti, artefatti. Quando c'è una che appartiene a questa categoria, che ha il coraggio di pubblicare uno scatto in cui è acqua e sapone e non va bene comunque. No, doveva allora dire so bella e so figa pure con occhiali. Bravissimo. So bella e so figa pure con occhiali. Okay. Quelle bosse. Quello sì, forse nel messaggio. Bravo. Scritto che si può sempre migliorare, noi su questo facciamo una battaglia sempre, però ci lamentiamo se sono photoshoppate, allora, truccatissime. Scrivere, sono bella e so figa anche senza trucco, però faccio fatica ad accettare le mie occhiaie. Bravo. Esatto. Ci stava? Esatto. Ma dire io ho i difetti, io mi accetto pure quei difetti, cioè cavalcare quest'onda, no, del body positivity soltanto perché è politicamente corretto in questo momento, basta. Bravo. E poi Bera, se non sei d'accordo, amore, apriti una tua hai rubrica capito? E boccia e promuovi quello che e vuoi. Io Miriam Leone te boccio. Io mi dissocio completamente, ma dissociati lo siamo da ormai sempre. 9 puntate a questa parte. Ringraziamo. Grazie a voi. Moreno Amantini, è un piacere. E ovviamente tornerà sabato prossimo se non mi menano prima. Se non ti menano, se cambi idea su Miriam Leone, perché facci sennò sapere, il tuo contratto esatto verrà risolto come quello di Memo Ricci. Qui lo dico e qui lo confermo. Ringrazio anche Elena Tubertini. Grazie a te, Bera. Già non lo ringrazio perché mi ha offeso. Anzi, ha offeso la Lucarelli e pure me. Io vi ringrazio tutti e vi do appuntamento al Fattacci con me, Gian, la prossima settimana. Solo lui. Buonanotte, a sabato prossimo. Ciao.